Allora, buongiorno a tutti. Assessore, sei presente? Sì, ci sono. Allora, buongiorno a tutti. La commissione di oggi è convocata in ragione del termine della discussione sulle modifiche normative. Ci siamo lasciati venerdì con l'impegno di tutti i commissari a proporre se ci sono delle domande sul testo delle norme tecniche d'attuazione e di gestione del piano per quel che riguarda le modifiche introdotte a seguito della riverifica, del controllo ulteriore che l'ufficio ha prodotto, che sono identificate nel file che abbiamo a disposizione con le righe verdi, ecco, diciamo così. Poco prima della commissione mi ha contattato la consigliera Rugani per avere alcune informazioni su osservazioni che insomma, non le risultavano completate. Io ho controllato i verbali del 5 d'agosto e dell'11 d'agosto, in cui si sono completate appunto le valutazioni che erano state in primo esame rimandate su quelle osservazioni che mi ha indicato te, Michela, te le mando, e così almeno insomma c'hai la distinzione, anche se ci sono delle distinzioni fra di noi, insomma, no? Sulle valutazioni che sono state fatte, però guarda, corrispondono perfettamente tutte. Fra quelle ci sono appunto le osservazioni che in prima battuta erano state per cui era stato necessario richiesto da parte nostra un approfondimento. Non ci sono quelle su cui abbiamo invece fatto sopralluoghi, sopralluoghi li abbiamo fatti successivamente e su questi abbiamo fatto una discussione ulteriore. Sono, lo dico a te Michela, sono qui dentro le osservazioni, quelle che non possono essere accolte per carenza di materiale documentale, quelle che non hanno avuto dal momento della presentazione nessuna fotografia, nessun documento ricognitivo dello stato dei fabbricati e che quindi non possono essere accolte. Tra l'altro c'è un verbale a seguito dei nostri sopralluoghi, anzi prima dei nostri sopralluoghi, in cui è specificato che la valutazione sulle osservazioni che risultano incomplete di documentazione minima per condurre l'istruttoria non possono essere integrate. Si parla di quelle 3-4 osservazioni di classificazione. Scusate, chiudo la porta nel frattempo. Ok. Quindi, riprendendo da dove eravamo rimasti l'altra volta, eravamo all'articolo 17 delle norme tecniche d'attuazione e di gestione, pagina 25, 26, insomma, 25-26 del file che era stato trasmesso. Manola, non ti vedo la postazione, però insomma, se vuoi procedere nello scorrere appena rientri. Io volevo dire una cosa, io ho dato un'occhiata sabato da me, così, no, alle norme. Io dopo volevo richiedere, ora siamo all'articolo 17, si arriva a fondo e poi io richiedo qualcosa anche di norme precedenti. Si fa così la discussione. Cioè, lungo, ma se ti torno. Ah, dici quelle che non sono state oggetto magari di modifiche. No, ora si sta parlando della parte La normativa. normativa. Sì, Io volevo sì. dire, alcune cose nella normativa si riguardano in fondo, ora si va avanti e poi se c'è da fare delle precisazioni le facciamo in fondo. Ascolta, io procederei in questo modo, cioè farei andare avanti l'ufficio sulla parte, quella evidenziata in verde, no? Che sono le modifiche che diciamo Sì, in non fondo abbiamo si mai discute, rivisto. vabbè. Se poi c'è qualcosa ulteriore, ci si torna, se magari ecco, indicalo precisamente nel punto della norma, se voglio. Sì, dopo guardo. Sì, come. Scusate, raggiungo un momento la manovra che così capisco dov'è che non la vedo in postazione. Manola, eccoci. Sì. Allora, ascolta, ho fatto la sintesi di dove eravamo arrivati. Allora, pagina 27, articolo 18 delle norme tecniche d'attuazione. Procediamo,
secondo quelle modifiche identificate in verde nel documento che ci è stato trasmesso a gennaio, in modo così da presentare se ci sono delle ulteriori modifiche, e poi dopo, se i commissari hanno qualcosa da richiedere in termini di chiarimento su tutto l'impianto normativo. Allora, sull'articolo 18 io non c'ho niente. Idem anche sull'articolo 19, 20, 21. Ecco, c'è qualche modifica all'articolo 21, comma 6. No, L'articolo io 19 allora ce n'ho un'altra io. Ma Allora, scusate. Ma 19 ci sono. No, ma ci allora sono delle scusate, modifiche anche prima. io c'ho una copia non aggiornata. Ci sono delle modifiche anche prima, agli altri articoli. Aspetta, Riccardo, aspetta un momento. Articolo 19,3 in fondo, come si vede. Scusate, allora io avevo una copia non aggiornata. Articolo 19,3, Manola, lo vedi anche a schermo poi, puoi seguire Sì, anche da lì. certo. Ma anche articolo 17. Quello si era visto il 17. Allora non me lo ricordavo io, ok. Lo stampo. Sì, stampamelo. Allora, in pratica vediamo, indipendentemente dalle categorie di intervento ammesse dal PO, deve essere sempre, in ogni caso, assicurata la tutela e conservazione degli elementi e delle strutture architettoniche e decorative di pregio, da documentare nell'ambito della formazione dei titoli abilitativi. Questa è una precisazione relativamente agli edifici classificati di impianto storico o antica formazione. Era emerso a seguito della, come dire, dell'analisi Ok. dell'articolo. Poi io andrei quindi a questo punto al 21. Torna anche a voi. Non Sì, il 20 non ci sono modifiche, in ci sono verde. modifiche. Al 21 invece sì, al comma 6, quello che dicevo prima. Che sostanzialmente, anche qui è una precisazione al comma 6, ecco, abbiamo fatto questa modifica, abbiamo eliminato trasformazione, aggiunto modifica, non è ammessa la modifica delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti e abbiamo aggiunto salvo eventuali adeguamenti strutturali di natura antisismica. Qui stiamo parlando degli edifici allo stato di rudere. Ecco, io qui, cioè, volevo dire qualcosa o si dice tutto in fondo? No, Ma ecco, forse sarà. se questo è il punto, cioè No, se uno questo è dei uno dei punti, punti. allora io volevo dire, no, non è un, cioè, mi viene detto questa cosa qui, forse se ne è anche già discusso, ma non me lo ricordo bene, ma non è un limite. Voglio dire, mantenere questi muri esistenti che magari richiedono dei lavori immani per poterli mantenere, o non sarebbe stato meglio, visto che si ricostruisce, ricostruire anche questi muri mantenendo la loro identità con delle tecniche ora ricostruttive atte a mantenerle, però rifarli, perché mantenere questi muri non può pregiudicare l'intervento stesso. È una domanda mia, no? Una precisazione. E creare grandi disagi a quelle persone che vogliono recuperare quei beni? Ma secondo me ha una valenza diversa questa norma, perché se vai a vedere all'inizio del comma 6 è ammessa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
quindi è ammissibile quindi il ripristino di edifici o parti di esso crollati o demoliti. Però Sì, tra questi l'altro. quindi, ho capito, ma se c'è un muro o mezzo muro che viene mantenerlo, mi sembra assurdo. Cioè, non lo so, mi sembra a me, ora io lo dico Però, non tieni conto. costruttore, eccetera. Cioè, non sarebbe meglio ricostruirlo uguale, ma magari con tecniche diverse, con, non lo so. È una proposta che mi viene, leggendo mi è venuta a mente questa cosa qui, cioè che possa creare grossi, non lo so, grosse problematiche a chi deve ricostruirlo, mantenere quel muro, ecco. Non dico non mantenerlo, rifarlo uguale, ma rifarlo, ecco, non mantenere quello. Volevo dire questo. Poi magari dice anche, non so, Alberto, che è un tecnico, Simone, insomma, se mi potete spiegare anche a me. Sì, Alberto, gli do la parola. Tieni conto però che se lo leggi tutto il comma 6, la tipologia di intervento e le caratteristiche degli adeguamenti previsti sono significativi, significativi, insomma, concorrono di fatto a formare un edificio che prende il modello, diciamo così, dell'edificio ruderizzato, ma poi insomma fa tutto quello che serve per riportarsi a una condizione in cui No, l'intervento si possa fare, ma l'ho capito. Per me mi crea dei problemi, non è ammessa la modifica delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti. Quello, ecco, un punto. Ora sì, sì, magari. ho capito. Alberto? Sì, io riflettevo invece sul passaggio dopo quello che ha evidenziato Riccardo. La ricostruzione delle parti mancate dovrebbe essere realizzata con materiali e tecnologie uguali a quelle originarie. Non tanto per le tecnologie che le possiamo imitare, e quanto ai materiali, no? Perché sostanzialmente ho conoscenza di fabbricati che sono stati fatti, specialmente quelli vicini all'alveo di canali e fiumi con sassi di fiumi. Oggi sappiamo che è impossibile avere sassi di fiumi da prendere per continuare la tipologia. Non è troppo limitante. Ho fatto l'esempio il più grosso, eh? Uguali e sostituire uguali con similari. Guarda la parte in giallo, Alberto, però, eh? Che è quella che abbiamo già aggiunto dopo la prima discussione. Ma è già cominciata? Sì. Cioè, non è una condizione esclusiva, è un'indicazione prevalente, cioè quella che te la realizzi con materiali e tecnologie analoghe a quella dell'edificio esistente. Dopodiché, se devi motivare in ragione dell'intervento, ricostruzioni, interventi ricostruttivi che hanno necessità di tecnologie o materiali diversi, lo documenti e insomma lo fai. Va bene, perfetto. Bene. Quindi quella del muro esistente non è un problema delle strutture verticali. No? Allora. Oh, io notavo che abbiamo scritto salvo eventuali adeguamenti strutturali di natura antisismica, cioè mi sembra che voglia dire che se le strutture verticali sono in buono stato di conservazione, le mantieni, no? Se invece sono in cattivo stato di conservazione, può intervenire in qualche modo. Mi sembra, questa precisazione, salvo eventuali adeguamenti strutturali. Forse ci si può togliere di natura antisismica, cioè salvo eventuali adeguamenti strutturali. Cioè è chiaro che se una parete non sta in piedi e dovrò intervenire in qualche modo, no? Non so cosa ne pensi, Manola. Io Appunto, cioè. volevo dire questo, no? Cioè, io rimango, sono un po' perplessa. Mi sembra che si sta di nuovo ridiscutendo delle norme. Io ricordo che il verde era stato aggiunto a seguito già dell'analisi che avevamo fatto con la commissione. Io
Ma sicuramente è così, a volte può essere, a me è sfuggito questo particolare, però è sicuramente come hai detto te. Ora, mi era venuto all'occhio e lo chiedevo per cercare di andare incontro, però va bene, cioè nel senso, Sì, facevo questa va bene. precisazione. Non ho detto che non c'era, può darsi che mi fosse sfuggito questo, se guarda tante cose che. Dicevo, il discorso dell'adeguamento Scusa strutturale. Sì, Manola, Manola, sì. il verde è stato introdotto, no, a seguito della discussione in commissione. Sì, Io sì. stavo guardando il verde e mi domandavo se non fosse meglio scrivere salvo eventuali adeguamenti strutturali, cioè se una parete verticale in piedi non ci sta, è chiaro che non torna la norma, non è ammessa la modifica delle strutture verticali, La no? sismica adesso, diciamo, è obbligatoria per questi interventi qui. Allora, Comunque, se è cioè, obbligatoria sempre, se è lo obbligatoria chiede la sempre, legge, se è capito? obbligatoria sempre, va bene così. Sì. Sì, tendenzialmente è la stessa cosa, non cambia nulla. Ok, Capito. l'importante è che ci sia un'equivalenza di significato, che c'è se è Sì. sempre obbligatoria. Sì. Va bene? Comma 8, Manola. E 9. Comma 8 è una precisazione. Allora, ecco, per tutte le classi tipo morfologiche è stato aggiunto, con esclusione degli insediamenti eventualmente non classificati, è inoltre ammessa la realizzazione di piscine e impianti sportivi anche ad uso pertinenziale privato, secondo le precise prescrizioni. E è stato aggiunto anche eventualmente articolate secondo la differente classificazione tipo morfologica e introducendo apposite indicazioni tipologiche per gli edifici classificati di valore monumentale M di pregio architettonico 1 finalizzati a garantire i rispetti dei valori storici riconosciuti dal PIO. Non so se vi ricordate che con l'accoglimento delle osservazioni in pratica in fase di adozione non erano state ammesse la realizzazione di piscine per certe classificazioni di edifici. Accogliendo delle osservazioni, in pratica è stata estesa a tutti, però in questo caso è stato precisato che ci sarà la necessità, chiaramente immagino nel regolamento edilizio, di dare un'articolazione sul tipo di interventi da effettuare per la realizzazione di queste opere, di queste pertinenze in funzione della classificazione degli edifici e anche il luogo dove questi si trovano, insomma. Perché, per esempio, per gli edifici di valore monumentale, di pregio architettonico 1, magari c'è anche la necessità, dovremmo disciplinare la necessità del rispetto di certe caratteristiche, cioè se ci sono dei giardini, per esempio, a carattere storico, se ci sono delle sistemazioni ambientali specifiche, insomma, in funzione della schedatura ci sarà la necessità di disciplinare la realizzazione di queste opere. Ma anche sulla M, la piscina. Sì, anche sulla M. Cioè, non lo so. Non era Alberto, certo. avevi richiesto la parola per qualcosa? Sì, avevo chiesto la parola per un chiarimento, forse. Non ho chiaro la norma. Al punto 7 mi si dice che per gli insediamenti non classificati e la serie di interventi, fra i quali dall'ultimo sono inoltre ammessi gli interventi pertinenziali di cui al 135. Poi mi dice per tutte, quindi nel 135 nei pertinenziali ci sono anche le piscine, no? Noi però le piscine le abbiamo distinte per conto suo, Alberto, dalle norme. Ok. Cioè, Allora è io vero, la piscina è una pertinenza, però diciamo che noi l'abbiamo disciplinata in due modi. Cioè, da una parte scriviamo interventi pertinenziali e poi da altre parti diciamo sono ammesse la realizzazione delle piscine e questi campi sportivi. Perfetto. Allora io mi dico, punto 8.
per tutte le classi tipo morfologiche, con esclusione di quelli al punto precedente, cioè quindi a quelli che non sono schedati, in buona sostanza la piscina non gliela facciamo fare. Ma siccome se non sono schedati, siccome se non sono schedati è un problema che ha causato il comune, no? Nel senso, un problema tra virgolette, è una mancanza, una leggerezza, una svista del comune. Possiamo aggiungere ad eccezione di quelli legittimamente residenziali? Perché se no, quelli che non sono schedati, ma che di fatto sono case perché c'è scappato a noi il censimento, non fanno una piscina, ancorché legittimi. No, allora qual è il discorso? Allora, ti dico come la penso io, eh. Allora, gli insediamenti eventualmente non classificati, Alberto, dovrebbero essere, l'abbiamo messa come una norma di sicurezza, diciamo, perché chiaramente non siamo sicuri di aver classificato tutto, anche perché alle volte può avvenire che dei fabbricati non risultino rappresentati in carta, in cartografia. Però in genere quelli non classificati sono edifici, come dire, essi stessi pertinenze o edifici anche isolati, ma di, come dire, dimensione veramente minima. Ora, siccome non sappiamo, non conosciamo questi non classificati, è per questo motivo che gli abbiamo escluso la possibilità di realizzare le piscine. Però può accadere anche l'eventualità, e questo è vero, che può capitare anche un edificio non classificato che invece è un edificio residenziale, legittimato e tutto. Ma in questo caso si rientra, secondo me, nel caso dell'aggiornamento del quadro conoscitivo. Ma Cioè, non è recente il fabbricato sulle schedate. scusate, scusa Manola. Allora, a me c'è qualcosa che non torna in questo senso. Delle due l'una, o siamo nel territorio urbanizzato e quindi nel territorio urbanizzato ci sono delle zone omogenee, no? Per le quali che sono coprenti, nel senso che se siamo in una zona B, no? Qualsiasi edificio ci caschi dentro, casca in zona B. Siamo Se in siamo, una o in zona A, o in zona. siamo all'interno della zona 3. No, scusa Manola, non ti seguo. Cioè, questa no, la norma di cui stiamo discutendo è la norma dell'articolo 21, centri agglomerati di antica formazione del territorio urbanizzato. E allora perché c'è questo comma 7? C'è sempre stato, perché ci sono questi che abbiamo classificato. Allora, all'interno di questa tipologia ci sono gli M, gli 1, i 2 e i ruderi, ok? E poi ci possono essere edifici che non sono né M, né 1, né 2, che non hanno un numerino, ci possono essere, che non hanno una schedatura. Ma dentro il perimetro di quelli lì, no? Nel Sì. territorio rurale. Non nel territorio, l'ho detto prima. Quindi stiamo parlando di eventuali edifici non classificati che cadano dentro il tessuto storico. È così, Territorio sì. urbanizzato. Ok, quindi a quelli a cui non è stato dato un numero, oppure non sono stati visti in cartografia. Sì. Ok. E che saranno E stati nel vedi, maiale. è specificato che non sono legati da vincolo pertinenziale a edifici comunque posti all'interno delle partizioni spaziali, cioè sono isolati. L'osservazione di Alberto resta valida, nel senso che a questi edifici li facciamo fare fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, non vedo perché, e quindi non stiamo dicendo che bisogna fare una variante perché gli abbiamo dato una disciplina, cioè qualcosa li facciamo fare. Francamente, a certe condizioni non vedo la ragione per la quale non gli si debba far fare la piscina. Cioè, perché se c'è un edificio residenziale che è sfuggito all'attenzione dell'ufficio, come altri che sono invece stati classificati, perché non gli si deve far fare la piscina? Se sono pertinenze, non potrà farla la piscina perché sono edifici pertinenziali, quindi ci mancherebbe altro. Se sono edifici residenziali a tutti gli effetti, legittimati, per quale motivo non dovrebbero poter fare la piscina? Perché delle due l'una, o non classificato
vuol dire che c'è un vulnus, no, pianificatorio, e allora va fatta una variante, ma allora il comma 7 non ha ragion d'essere, oppure se giustamente, come abbiamo voluto fare, abbiamo fatto una norma di chiusura, no? In questa norma di chiusura abbiamo ammesso gli interventi pertinenziali e ammettiamo anche la piscina. Anche perché non è che la commissione ha detto di non ammetterla la piscina in questi casi qui. Volevo fare una domanda alla Manola. Questi edifici residenziali, no, che potrebbero essere sfuggiti alla classificazione, se il cittadino se ne accorge e lo segnala al comune, può essere data la classificazione successivamente o no? Sì, ti rispondo io, Michela, certo che sì, però devi andare in consiglio comunale, no? E quindi giustamente hanno previsto una norma di chiusura, no? Nel senso che se il cittadino ha bisogno semplicemente di fare, che so, una ristrutturazione edilizia, no? La fa senza bisogno di ripassare dal consiglio comunale, così come fa il restauro e il risanamento conservativo, così come fa la manutenzione straordinaria, così come fa il superamento delle barriere architettoniche. E Alberto notava che ci abbiamo messo, sono inoltre ammessi gli interventi pertinenziali, no? E dai, fra gli interventi pertinenziali c'è anche la piscina. Ora, poi in Toscana hanno voluto scrivere piscina per conto suo e siamo l'unica regione in cui la piscina bisogna sempre disciplinarla, no? Ma fa parte degli interventi pertinenziali. Allora, non capisco perché a questi edifici la piscina non gli si debba poter far fare. Si fa fare a quelli di pregio architettonico e a quelli di valore monumentale perché non bisogna farla fare a questi edifici qui, la piscina. Lo penso anch'io. No, ma io sono Io sono d'accordo. d'accordo, Vorrei capire quanto, ma questo non lo possiamo sapere, quanto è rilevante in questa partizione spaziale. Però, siccome scriviamo una norma generale, è il caso di porsi la domanda che fa Alberto e secondo me risponde anche positivamente, perché nei centri agglomerati di antica formazione del territorio urbanizzato mi aspetto che sia quasi tutto classificato. Se poi c'è rimasto qualcosa fuori, è chiaro che la norma deve valere anche per loro. Io invece volevo sapere una cosa dopo. Io sono d'accordo nel toglierlo questo con esclusione dagli insediamenti eventualmente non classificati. Ma io dopo invece, anche eventualmente articolati secondo la differente classificazione tipo morfologica, introducendo apposite indicazioni tipologiche per gli edifici classificati di valore monumentale e di pregio architettonico, che significa? Che uno la piscina come la può fare? Una domanda. Domanda all'RE, vedi, in fondo. Ho capito. Cioè, quindi, sì, ma non è anche questo un limite, cioè una piscina è una piscina, non è Beh, che il insomma. so che il pregio La piscina, architettonico. ma è un elemento, come dire, abbastanza impattante, e anche gli edifici, ci sono edifici e edifici. Quello che era No, ma volevo stato capire che inserito vuol dire quasi fare una piscina sempre che. insieme a voi, voglio dire, perché questo verde era stato concordato. No? Cioè, era scaturito dalle analisi che avevamo fatto insieme a voi. Quindi era una precisazione per cui un intervento su un edificio monumentale o di pregio architettonico, andare a inserire una piscina, non è uguale che andare a inserire una piscina in un edificio recente. Ma Poi volevo capire che significa questo. magari la situazione cambia ancora di più. Come tipologia, se vai per esempio, se intervieni in pianura o se intervieni in una villa in collina, cioè capito? In collina ci sono delle caratteristiche geomorfologiche diverse dalla pianura. Mi sono Sì, ma la espresso domanda, male. scusa Riccardo, ho capito io. La domanda di Riccardo è un'altra e l'avrei fatta anch'io la stessa domanda. Probabilmente è sbagliato l'aggettivo tipologiche. Perché? Perché non è che esiste una tipologia, credo io, di piscine diverse da un'altra. Esiste, a seconda del contesto, la possibilità di usare certi materiali, di collocare la piscina in certi punti piuttosto che altri, no? Cioè, io immagino che le indicazioni che vanno date in casi di questo tipo attengano più che alla tipologia, che non saprei che significa tipologia della piscina.
all'uso dei materiali, all'inserimento paesaggistico, al fatto se quella piscina è più o meno distante dall'edificio di pregio in questione, no? Cioè ci possono essere edifici che hanno resedi molto grandi, edifici che hanno resedi piccole, e quindi mi sembrerebbe, poi Manola, tu hai anche un'esperienza di edilizia privata, mi sembrerebbe il caso di mettere due cose, cioè una indicazioni, non tipologiche, indicazioni che possono essere anche paesaggistiche, no? Prima cosa. Seconda cosa, non so se è il caso di mettere. Jacopo, spengi il telefono, spengi il volume, non si capisce nulla. Non so se è il caso di mettere eventualmente introducendo apposite indicazioni, perché per la poca esperienza che ho io, spesso sulle piscine è una gestione che fa l'edilizia, no? Cioè nel momento in cui ti arriva il progetto, te no, cerchi di inserire la piscina nel miglior modo possibile, cioè il regolamento edilizio che può dire? Ecco, io questo vorrei capire, siccome poi va fatto il regolamento Ma, edilizio. scusate, ma posso intervenire? Secondo me fate una lettura sbagliata del comma, eh? Perché il comma dice per tutte le classi tipo morfologiche, cioè per tutte quindi le categorie di edifici e per altri distinti, storici e non storici, va bene? Poi lasciamo perdere con l'esclusione, è ammessa la piscina secondo le specifiche prescrizioni. Quindi questa cosa è importante perché indicate dal Re Comunale, quindi il Re deve dare delle prescrizioni. Perché deve dare delle prescrizioni? Perché il PO, per esempio, non dice quanto devono essere grandi queste piscine, quanto devono essere profonde, di che colore devono essere. E quindi le prescrizioni, la prima cosa è che il re deve dare delle prescrizioni, no? Perché secondo le diverse classi tipo morfologiche? Perché è chiaro che se io realizzo una piscina in una villetta degli anni 60 avrà solo qualche indicazione di natura dimensionale e poco altro, ma se io realizzo una piscina dentro un giardino storico di un edificio storico, e bisognerà che abbia qualche altra precauzione. E quindi, in aggiunta alle specifiche prescrizioni, c'è anche scritto anche eventualmente articolate secondo la differente classificazione tipologica, ed introducendo apposite indicazioni per gli edifici classificati di valore. Scusa Perché è Fabrizio, chiaro che secondo me. Fabrizio, l'abbiamo letta benissimo, tant'è che non stiamo discutendo delle prescrizioni, non stiamo neanche discutendo del. Perché è chiaro che l'RE lo deve dire, le dimensioni delle piscine, bisogna che le dica, no? Oppure anche eventualmente articolati secondo la differente classificazione tipo morfologica, va bene. Io la domanda che sto facendo, perché un minuto dopo che ha approvato questo PO, il regolamento edilizio va reso funzionante, perché noi non possiamo avere delle norme che poi non si applicano, sia chiaro a tutti, noi non possiamo avere delle norme che non si applicano. La domanda che sto facendo è un'altra. Possiamo scrivere in astratto sugli edifici di valore monumentale di pregio architettonico delle regole nell'RE di tipologia, di materiali? Lo possiamo fare in astratto? Perché poi va fatto, eh? Poi va fatto, non è che si scrive qui e poi non si fa o ci si mette 8 mesi a farlo. Poi va fatto. Allora la mia domanda è: Ma c'è modo? io credo proprio di sì. Io Ah sì? E allora credo proprio di sì. ditemi come, perché nel panorama degli edifici architettonici di pregio 1 si va da il palazzo, diciamo, no, storico a no, a, diciamo, a testimonianza storica del, diciamo, Al del nostro. metato, al Simone, metato. banalmente che non può essere attaccata all'edificio e deve stare a una certa distanza, banalmente. Ecco, Ma la la cosa più distanza banale che va mi viene in data mente. dal Siamo d'accordo, ma il tipologico è quello che a me non capisco. Io ho capito tutto e mi va bene. A me indicazioni tipologiche non mi piace questo, cioè non mi Fabrizio, Fabrizio, ma io sto dicendo un'altra cosa. Se, ascoltatemi, perché se no non se ne esce. Io sto dicendo che queste cose l'edilizia le fa, va bene? Allora, se vogliamo scrivere qui, no, che il regolamento edilizio ha una potenzialità, benissimo. Se vogliamo scrivere qui che si deve stare attenti a certe cose, benissimo. Va tutto bene. Sto dicendo, pensate voi che noi siamo in grado di stabilire una distanza uguale per tutti nel regolamento edilizio? O siamo in grado di scrivere una tipologia uguale per tutti? Ma come si fa che negli edifici di pregio architettonico 1 c'è un mondo variegato, no?
che dipende dal fatto che il nostro tessuto urbanistico ed edilizio è variegato, perché è variegato il nostro territorio, no? In collina ci sono delle situazioni, in pianura delle altre, nei centri urbani delle altre ancora. Possiamo scrivere nei regolamenti edilizio delle regole rigide, oppure dobbiamo dire, no, che vanno salvaguardati certi valori, e quindi, come dici te Fabrizio, ci sarà un problema di distanza, di inserimento paesaggistico. È questo che sto chiedendo. Poi va scritto nei regolamenti edilizio quel che si fa, no? Allora, io mi sentivo di dire che qui bisogna scrivere subito, no? Ma l'avete già scritto che vanno garantiti il rispetto dei valori storici riconosciuti dal PIO. L'avete già scritto. Poi va scritto che il regolamento edilizio, no, può dare delle indicazioni. Però non vorrei che poi dopo si scrive questa cosa, si va a fare regolamento edilizio e non sappiamo quel che scrivere, no? Perché come si fa? Ditemelo voi. Io sono qui per capire come si fa nel regolamento edilizio a scrivere delle regole astratte sugli edifici di pregio architettonico 1. Quindi la proposta che vogliamo fare all'ufficio è quella di... La mia proposta è togliere tipologiche, ok? E di dire indicazioni, va bene? E di dire che è una possibilità, perché io non lo so se siamo in grado di scrivere nei regolamenti edilizio delle regole rigide su un patrimonio come quello degli edifici 1, va bene? Che è variegato e che dipende anche dall'inserimento ambientale, perché ci possono essere situazioni in cui la piscina è opportuno farla più o meno lontana dall'edificio a seconda del contesto di riferimento, ci possono essere delle situazioni in cui i materiali sono in un modo piuttosto che in un altro a seconda dell'edificio di riferimento. Cioè la mia domanda è all'ufficio, no? Siamo in grado di scrivere delle regole in astratto? O non è più una questione di gestione del progetto a livello edilizio? E allora qui bisogna dare l'opportunità al regolamento edilizio di scrivere alcune cose, ma non l'obbligo, e dire, come è stato già detto, che tutto deve essere finalizzato a garantire il rispetto dei valori storici? Questo lo sto chiedendo a chi ha più esperienza di me. Manola ha fatto la responsabile dell'edilizia privata, Roberto ha fatto il dirigente, Fabrizio... La posizione è chiara. E, Simone, sulla prima parte invece, cioè sull'indicazione di Alberto con esclusione degli insediamenti eventualmente non classificati, queste sono le due questioni. Secondo me si può togliere, perché gli stiamo consentendo le piscine anche agli edifici 1, non vedo il perché non si debbano consentire a quelli non classificati, dove abbiamo scritto che sono inoltre ammessi gli interventi pertinenziali. Ma Simone, ma l'eventuale, quando si dice che è ammessa la piscina, no? Ma l'eventuale diciamo prescrizione di come farla, ok, ma non si può vedere caso per caso, cioè la vedrà poi l'ufficio al momento delle presentazioni che faranno i cittadini, caso per caso, secondo di che prescrizione dare. Scusa Simone, se entro, ma cioè io voglio specificare che già adesso sono regolamentate nel regolamento edilizio la realizzazione delle piscine. Non è un campo vuoto che uno fa quello che vuole. Il principio per la realizzazione delle piscine da più di 20 anni, va bene, c'è nel regolamento edilizio e ne detta delle condizioni. Cioè non è che inseriamo qualche cosa di diverso. Ma no, ma scusami, ma stiamo discutendo di altro, se no ve la rileggo io la norma. Per io tutte le... La leggo io così chiariamo. Non stiamo discutendo di questo, stiamo discutendo di altro. Ve la leggo io. Per tutte le classi tipo morfologiche, con esclusione degli insediamenti eventualmente non classificati di cui al precedente comma 7, io sono contrario, va bene? Perché li stiamo dando a tutti, le piscine li diamo anche a quegli edifici lì, per me, è inoltre ammessa la realizzazione di piscine e impianti sportivi anche ad uso pertinenziale privato, secondo le specifiche prescrizioni, e va bene, è quello che stai dicendo te ora, Manola,
secondo le specifiche prescrizioni, anche eventualmente articolate secondo la differente classificazione tipo-morfologica, e qui non si sta discutendo, e introducendo apposite indicazioni tipologiche per gli edifici, quelli M1. Va bene? Allora, io non sto dicendo che nei regolamenti edilizi non ci vogliono le prescrizioni. C'è scritto e non lo voglio toccare. Non sto dicendo anche eventualmente articolate secondo la differente classificazione tipo-morfologica. Va bene? Mi va bene, sto discutendo l'ultima parte, cioè introducendo apposite indicazioni tipologiche. Allora, tipologiche, me non segnate voi, tipologiche vuol dire che io nel regolamento edilizio dovrei dare delle indicazioni non solo sulla distanza dall'edificio principale, sui materiali, dovrei anche dire il tipo di piscine che faccio. Ora, come faccio io a dire in astratto che tipo di piscine faccio? Come faccio? Sto dicendo, le prescrizioni vanno bene, nessuno le discute. Anche l'articolazione secondo la differente classificazione tipo-morfologica va bene. E introducendo apposite indicazioni tipologiche, io suggerivo, ed eventualmente introducendo apposite indicazioni, va bene? Nel senso che se poi nei regolamenti edilizio, no? Oltre a dare le prescrizioni per tutti, che nessuno lo discute, ci vengono in mente delle cose intelligenti che possono valere per tutti questi edifici, ce le mettiamo, no? E aiutiamo l'edilizia privata. Ma se non ci vengono in mente invece delle cose intelligenti, non ci siamo impiccati. Ok? Sono stato chiaro ora. Io ho capito, interpretando la posizione della Commissione, mi sembra univoca. A questo punto chiedo all'ufficio se possiamo eliminare la prima parte sottolineata e modificare con l'aggiunta di quegli avverbi e l'eliminazione di quelle tipologiche il secondo capoverso evidenziato in verde. Se ci sono commissari che non sono d'accordo, me lo dicano, altrimenti questa è la richiesta che la Commissione fa all'ufficio. No, non ho capito, ma io sono d'accordo perché l'intervento è quello che ho fatto anch'io. Ma se non ho Questo. capito quello nel secondo, allora, il primo con esclusione va tolto. E il Va secondo con bene. Jacopo, non ho capito, Allora, anche. anche eventualmente articolate secondo la differente classificazione tipo-morfologica e introducendo eventualmente apposite indicazioni via tipologiche per gli No, edifici tipologiche no. classificati. Via tipologiche, via tipologiche. Ah, via, scusa, sì. Sì, sono d'accordo. Manola, Sì? noi oggi abbiamo nel regolamento edilizio delle indicazioni sulle piscine solo per gli edifici storici? No, no, in generale per le piscine. No, 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 non è suddiviso per le tipologie. Bene, quindi siamo d'accordo, ufficio, si può procedere? Voleva parlare un attimo Roberto. Ma Sì, prego. ci sono delle prescrizioni dentro un centro, No. fabbricati classificati di quel tipo lì. È chiaro che una piscina a fagiolo, come va sul mare, non ci sta, perché poi non la vede nessuno, ma si vede dall'alto. La piscina a sfioro, che ora va di moda, raddoppia il bozzo d'acqua, come si dice lì da noi. Quindi qualche indicazione all'interno di queste aree urbane storiche, il regolamento edilizio le deve mettere, ma le deve mettere prescrittive. È quello che poi dopo si riesce a gestirlo male come ufficio di edilizia, no? Beh, mi pare Perché che non sia non esclusa questa l'abbiamo possibilità. escluso, Roberto, però nemmeno che questa norma non si applica finché il regolamento edilizio non dà delle eventuali prescrizioni, perché io non lo so se una piscina rettangolare o una piscina, diciamo, circolare o una piscina ellittica è peggio o meglio, in astratto, non lo so. Se poi mi convinco che invece è meglio in astratto, mi convinco. Ora io parlo, è anche antipatico al singolare, faccio un ragionamento generale. Se a un certo punto, no, cioè chi decide, che è il consiglio comunale, è convinto del fatto che nei regolamenti edilizio sia utile metterci certe indicazioni, ce le mettiamo, Roberto, no? Ma io che ne so? Io onestamente, almeno io alzo le mani, nel senso che io non lo so se è meglio una piscina tonda o rettangolare, o fatta in un certo modo piuttosto che in un altro. Forse dipenderà dal contesto, no?
Noi abbiamo un panorama negli edifici classificati 1 molto diversificato, cioè questo bisogna saperlo, tutto qua. Allora io non sono per non farlo, però nemmeno, perché io poi lo so come funziona. Approviamo il PO e poi diciamo, ma nel regolamento edilizio, no? Non ci abbiamo le indicazioni e la norma dopo non si applica più. Allora, laddove è necessario per forza avere nel regolamento edilizio delle indicazioni, diamole, ci mancherebbe. Ma in questo caso io non lo so se siamo in grado di dare delle indicazioni, no? Precise, intendo dire. Non ci dimentichiamo che c'è scritto, ecco, forse, a questo punto, chiedo anche a Fabrizio, come abbiamo messo e introducendo, no, eventualmente apposite indicazioni, forse va scritto, forse va messo un punto a pregio architettonico. E va scritto, in ogni caso va garantito il rispetto dei valori storici riconosciuti dal PIO. No, questo è più avanti scritto, è più avanti secondo me come norma generale, Simone, E allora se c'è già è sul scritto. comma 9. Puoi scorrere un attimo, Antonella. Ecco, vedi, ecco. Per tutte le classi tipo morfologiche, indipendentemente dalle categorie di intervento ammesse dal PIO, deve essere sempre in ogni caso assicurata la tutela e la conservazione degli elementi e delle strutture architettoniche e decorative di pregio da documentare nell'ambito della formazione titolo abilitativo. Va bene, quindi sul comma 8 la posizione Comunque, emersa. scusate, l'abbiamo scritto Oddio, non anche è sopra, ambientale Fabrizio, questo, l'abbiamo scritto anche sopra, quello che diceva Fabrizio. In questo quadro, al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la tutela dei valori storico-culturali riconosciuti, i suddetti interventi devono essere realizzati ad adeguata distanza degli edifici di impianto storico, non comportare l'alterazione o manomissione di beni e manufatti minori di interesse testimoniale, ovvero delle sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente presenti, mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti, secondo quanto adeguatamente documentato nell'ambito della formazione dei relativi titoli abilitativi. Quindi qui alcune indicazioni ci sono già. ma scusa, Fabrizio. ma lei non si può fermare secondo specifiche prescrizioni, appunto. No, ma lasciamola la possibilità, Aggiunge nulla. Riccardo, perché io non è mica che se ci vengono in mente delle norme utili, no? Da mettere nei No, regolamenti edilizio, diciamo del perché? verde da togliere. Questo sotto va bene, però, cioè, voglio dire, lo dice già sotto, no? Quello Sì, che però stai c'è la. dicendo te oggi. Cioè, sono indicazioni che eventualmente si possono dare, cioè non è nulla di, Ah, vabbè, insomma, costrittivo o impeditivo dell'applicazione delle vabbè. norme del piano. Abbiamo tolto l'obbligo di farlo, no? Però se ci vengono in mente delle cose intelligenti da mettere nei regolamenti edilizio, perché no? Non è facile, secondo me. Quindi volevo semplicemente creare un meccanismo di flessibilità. Ecco, tutto qui. Bene, se l'ufficio è d'accordo si può procedere, comma 9, con queste indicazioni che arrivano dalla Commissione. Allora, cioè, tutti le condividete? Ora non ho sentito la Michela, Alberto, Graziano. Sì, mi sembra che tutti condividano. E quindi ci si ferma introducendo apposite indicazioni, punto. No, si leva tipologiche. Leva tipologiche che dice Tipologiche si introduce eventualmente e introducendo eventualmente. introducendo eventualmente apposite indicazioni per gli edifici Edifici classificati classificati. e aggiunge un eventualmente si leva tipologico. Si leva tipologiche e si elimina quel capoverso in verde nella prima parte del comma. Perfetto, va bene. Comma 9. Abbiamo visto l'appena lettura la manovra. Ah, già, giusto, è vero. È vero, scusate. Articolo 22 c'è nulla? Sì, a pagina 40 sarebbe il comma 2, che è la descrizione dei tipi di interventi ammessi. C'è una precisazione, ecco, che riguarda la sostituzione edilizia. Come
con contestuale incremento volumetrico solo nel caso e negli stretti limiti necessari a garantire che sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate, secondo quanto disposto dall'articolo 5,3 delle presenti norme, era oggetto di un'osservazione, dell'accoglimento di un'osservazione al quale è stato aggiunto comunque da realizzare in questo caso esclusivamente all'interno del lotto urbanistico di riferimento. Sì. Bene, non mi pare di avere osservazioni in questo senso o interventi. La modifica successiva. Allora, io articolo 23 e articolo 24 non avrei ulteriori modifiche. Neanche 25 mi pare. 25, una piccola modifica al comma 4, una precisazione riguardo al progetto unitario convenzionato che ammette una premialità e Sì, è specifica. il 26, Manola, l'articolo 26. Ah sì, scusa, mi sembrava sì, hai ragione. È specifica ecco, per ogni unità. È il 30% della superficie edificabile o edificata esistente per ogni unità immobiliare. Scusate, io voglio capire una cosa. Questa qui era per, se mi ricordo bene, per il fatto che se esistevano diversi edifici all'interno di un'unica sede, che se lo utilizzava uno non lo poteva utilizzare l'altro. No, no, sì, questa è l'articolo 26 riguarda come dire, la tipologia degli edifici a destinazione artigianale, no? E Sì. hanno, diciamo, per un tipo di intervento che tende Sì, una al modifica. riordino e la riqualificazione del lotto, viene data, diciamo, deve essere tramite un progetto unitario convenzionato. Come dire, un ulteriore ampliamento volumetrico che tu realizzi attraverso la sostituzione edilizia. E in questo caso hai, diciamo, hai un ampliamento volumetrico fino al 30% della superficie coperta in alternative della superficie edificabile o edificata. E qui è stato precisato per ogni unità immobiliare, perché un edificio potrebbe essere composto da più unità immobiliari, quindi non Sì, è che lo volevo dire fanno, questo, diciamo. sì. Qui mi ricordo che se ne era discusso, era una precisazione condivisa, perché appunto c'era questa osservazione giusta. Se non ci sono indicazioni, articolo 27,8, vedo una modifica. Anche qui è una precisazione perché parla sempre di una categoria funzionale, direzionale di servizio che è ammessa qualora sia riferita a non più del 30% della superficie edificata, anche qui è stato specificato delle singole unità immobiliari, mentre prima era degli edifici o complesso di edifici esistenti. Sì. La natura della precisazione è la stessa e indica chiaramente qual è il riferimento a cui ci si deve attenere per la valutazione della superficie. Ok. Articolo 28,11. Questo era quello che aveva chiesto la commissione, è del tessuto D4, che sono il turistico ricettivo. Vi ricordate quando si parlava di quella osservazione che volevano fare il parcheggio al di fuori della struttura alberghiera?
che avevate notato voi che c'erano delle alberature di una, insomma, di una certa consistenza, e avevate chiesto una norma che in generale tutelasse, diciamo, queste caratteristiche, e questa è la norma che abbiamo messo seguendo la vostra richiesta. La leggiamo? È prescritta. Sì, prego, vai. Io non me la ricordo. È prescritta la tutela e la conservazione delle alberature di alto fusto esistenti e il mantenimento degli spazi aperti, parchi, giardini e dei relativi arredi e manufatti accessori, fontane, vasche, pergolati, gazebo, qualora costituiscono parte integrante di assetti storici o testimoniali documentati, con particolare riferimento per le aree e gli spazi aperti di pertinenza di edifici di impianto storico o di antica formazione. In tutti i casi, indipendentemente dalle categorie di intervento ammesse dal PIO, deve essere mantenuto un indice di copertura non superiore al 60% del lotto urbanistico interessato. Ma io questa onestamente non me la ricordo, questa norma qui. Se devo essere... No, è una norma che è stata introdotta dal nuovo. No, l'abbiamo scritta, ve l'avevo anche fatta vedere quando poi si parlava dell'osservazione. Hai capito quale osservazione, Riccardo? Sì, l'ho capito bene. No, ma io sì, l'ho capito l'osservazione qual era, che io sono contrario a quell'osservazione. Però ora non mi ricordo questa norma, ecco. Cioè, quindi che vuol dire che sulla base di quell'osservazione lui può, cioè non era dell'albergo quell'area lì, cioè, vabbè. Sì, però quell'area lì sì, però allo scopo di scrivere una norma di garanzia che valesse anche per le altre partizioni spaziali. Tra l'altro lì non mi ricordo se c'era una scheda norma o era un'osservazione cartografica. Secondo me era un'osservazione cartografica. Infatti, secondo me se se la volete vedere si cerca. Ma il tema non è tanto l'osservazione. Io ricordo però chiaramente che a seguito della discussione della modifica o meno di quella partizione spaziale in cartografia, visto che era un'osservazione cartografica a cui era collegata, come si vede, una norma generale, si era detto di precisare per bene che qualora venissero ammesse trasformazioni come queste, anche in altre aree in cui era presente un'alberatura di alto fusto dovuta a un impianto o comunque una sistemazione dell'area di carattere storico, era bene sincerarsi della sua tutela. E questo mi sembra che sia scritto nell'articolo, nel comma, è vero o no? Sì. Almeno noi abbiamo interpretato così quello che era emerso a seguito della discussione di quell'osservazione. Sì, è così. È così. Poi Riccardo aveva le sue opinioni, diciamo, specifiche sull'osservazione, ma era venuto fuori questa necessità. No, ma va bene tutelare, cioè non capisco. Cioè, allora deve essere mantenuto un indice di copertura non superiore al 60%. Ecco, questo magari Manola spiegalo. Manola? Sì, no, lo stavo rileggendo perché sinceramente ora non mi ricordo come mai si era specificato anche questa cosa. Fabrizio, ti ricordi te per caso? Sì, semplicemente è un ulteriore elemento di tutela, cautelativo, no? Nel momento in cui si vogliono tutelare e preservare gli spazi aperti di pertinenza, non si tutelano solo dicendo appunto che vanno mantenute le alberature di alto fusto, no? E anche tutti gli altri elementi di arredo, eccetera, ma anche garantendo un rapporto fra costruito e verde di una certa dimensione. E quindi è stato introdotto l'indice di copertura, no? Quindi non può essere coperto il lotto per non più del 40%. Ma secondo me peraltro se n'era anche discusso, è che non, dopo un po' ci scordiamo delle cose, ma secondo me se n'era discusso. Sì, ma questa mi sembra che sia nella formulazione in cui si era chiesto che fosse, vero? Ci sono osservazioni? Io me lo ricordo, questo fianco del 60%, però... Allora, secondo me il 60% non si era discusso, però io, se può essere una norma utile, luce. Però volevo capire una cosa, Fabrizio.
Questa norma è nata per i parcheggi, cioè per le aree a parcheggio. Cioè non vorrei che poi fosse troppo limitativa, nel senso che un conto è preservare, no, parchi, giardini, alberature, un conto è dire che in un'area, se faccio un parcheggio, non so, è come Valletta, il 60% non deve essere superiore al 60%, cioè vale anche per un parcheggio? No, un parcheggio non incide sul rapporto di copertura, no? L'indice di copertura sono solo i fabbricati. No, siccome questa norma nasce ragionando di un parcheggio, quindi no, diciamo... L'indice di copertura si calcola sulla base della superficie coperta, e il parcheggio non produce superficie coperta. No, va bene, ok. Quindi diciamo questa parte della norma varrà per gli interventi di carattere pertinenziale o per gli ampliamenti, via. Sì, certo, sai, mi pongo un problema però, ma è giusto se la mettiamo metterla lì, questa dell'indice di copertura? Perché è un parametro urbanistico, cioè anche per chiarezza, perché guardavo gli altri commi, non si parla mai di indice di copertura, è proprio da ultimo stato messo. Sì, ma tra l'altro non se ne è parlato. Ora io non so qual è la finalità. Se è inserito o se ne è parlato di sicuro, perché è impossibile. No, non me lo ricordo. Guardate che l'indice di copertura si è messo in molte zone, non è un caso isolato. Sì, no, ma io non è che... Io dicevo, si è messo nel penultimo comma, mentre invece i parametri urbanistici vengono dati nei primi commi. Noi si è messo in situazioni diverse. Ora qui si sta parlando degli alberghi o mi sbaglio? Sì, esatto. Infatti si parla di quelli. Attenzione, attenzione. Cioè, fatemelo capire bene. Perché gli alberghi sono in un tessuto fortemente già urbanizzato. Quindi che vuol dire indice? Cioè, dopo io non mi vorrei ritrovare degli alberghi che non ampliano. Cioè, attenzione, questo voglio dire. Cioè, io me la ricordo bene, questa discussione è nata per salvaguardare le alberature, il verde, e questo va bene, è stato scritto. Ma dire un indice di copertura non superiore al 60%, cioè un albergo che amplia e che è già in una situazione, diciamo, no, di un certo tipo, che fa? Non amplia più? Attenzione, c'è tanto, voglio dire, nel territorio urbanizzato c'è la norma sulle distanze che ci salvaguarda. Io non mi ricordo che si è discusso di un indice di copertura per gli interventi degli alberghi, francamente, non me lo ricordo. In effetti, guardavo anche il comma 5, Fabrizio, che si parla anche della sostituzione edilizia. E anche qui non si danno parametri di superficie coperta, si dà solo l'altezza massima. Io lo leverei, nel senso che non mi sembra sufficientemente approfondito questo tema. Va bene. L'importante è che ci sia scritto appunto che c'è la tutela del verde, insomma. E delle testimonianze storiche, insomma, di valore, ovviamente. Ci sono osservazioni a riguardo? No, allora si può procedere. Allora, non ci sono modifiche ulteriori fino all'articolo 43. Siamo a pagina 69. Vabbè, c'è una domanda. Sì, questa è una banale correzione della delibera tra adozione e approvazione del piano degli impianti. Sì, infatti. È un aggiornamento così. Allora, procediamo. Cioè, la delibera citata è quella dell'adozione, nel frattempo è stata approvata, abbiamo messo la delibera di approvazione.
Ok, all'articolo 47 invece ci sono quei riferimenti nel comma 2 che riprendono la disciplina sulle piscine, vero? La realizzazione delle piscine, anche per il DM di uno e due e per tutti. Ecco, lì ha citato il comma 8 che Però riguarda questo. allora a questo punto, Fabrizio, alla luce delle modifiche fatte prima, secondo me il comma 8 va messo anche per quelli non classificati. Ma qui siamo in territorio rurale, però, ragazzi. Cioè, ora, Ah, io, sì. siamo in territorio rurale, non siamo in territorio urbanizzato. Aspetta, allora confondiamo. Io qui un minimo di cautela me la manterrei perché un edificio non classificato in territorio rurale può essere quasi niente. Cioè, ora, fargli fare poi la piscina, io un minimo mi manterrei. Fabrizio, ma un edificio non classificato un territorio rurale non è un edificio impianto recente che fa gli interventi. No. Perché un edificio non classificato in territorio rurale è un edificio che non ha destinazione. No, la mia domanda è un'altra. Mia domanda è un'altra. Noi abbiamo risposto a decine di cittadini che se un edificio non è rappresentato non è rilevante perché gli si applica la disciplina diciamo, di zona rispetto a dove è inserito, no? Abbiamo Ma detto. stiamo dicendo due cose diverse. Allora, non classificato in termini storici, sì. Però poi, ma è un'altra cosa, perché non esiste il non classificato in termini storici in territorio agricolo, perché in territorio agricolo ci sono gli storici che hanno un numero e una classificazione e i non storici. Quindi in questo caso i non classificati non ci sono storici, al più ci sono quelli che non hanno destinazione e che infatti sono un'altra cosa, capito? No, ma riformulo la domanda. Esistono edifici non classificati cioè la categoria edifici non classificati nel territorio rurale ha un senso? Così sono più chiaro. No, non c'è, appunto, nello storico non ci può essere, perché siccome sono uno per uno, cioè mentre nel territorio urbanizzato c'è una zona con dentro gli edifici, quindi ci può stare che ci sia un edificio che non abbia il numerino, va bene? Tutti i rossi hanno un numerino, capito? Quindi non c'è, non ci può essere quella fattispecie lì, capito? Ma allora forse non ci dovrebbe essere neanche quel comma. È questo Non che c'è sto la dicendo. fattispecie. Cioè, ha Però abbiamo senso? fatto un'osservazione. Questa parte in giallo ha senso? È questa la domanda, perché. È una precauzione, ci fosse un edificio rosso che non ha di cui ci siamo scordati il numerino, no, almeno ce l'ha, ma ci dovremmo essere scordati il numerino. Capito? Quindi l'eventualità di un edificio rosso di cui ci si è scordati il numero. Sì, la cosa che dico io è che a quel punto il numero glielo dai e la piscina la fa. Io non, tanto mi sembra una battaglia persa. Io non sono d'accordo, però ce l'aggiungo, va bene. Battaglia persa, ma guardate che se Ah, ho siete già aggiunto, Simone, ho già aggiunto. sulle piscine. Ora. Cioè, abbiamo Ma dato le siamo in piscine territorio rurale, siamo in a territorio rurale. chi Comunque, era? va Dai, su, ora, su. Le piscine vanno fatte bene, no? Vanno inserite bene. Dopodiché, ora, abbiamo dato a tutti le piscine, no? A quello che gli manca il numerino, la piscina o gliela vogliamo dare? Gliel'abbiamo data Gliel'ho al già monumentale, messo, Tony. gliel'ho già messo. Dai. Allora, andiamo avanti. Qui Articolo c'è una 48. modifica 48, edificabile utile. Sì. Pagina 80, Antonella. Eccolo. Sì, ok, torna.
stradale. Poi si procede fino all'articolo 49. Brava, sì. Nuovi manufatti agricoli amatoriali per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Comma 6, pagina 85. Al comma 6, sì. Sono stati modificati i parametri come aveva richiesto Riccardo Erra, vi ricordate, per le superfici? No, forse non era quello, no, forse erano gli Iacomini, non mi ricordo. Insomma, sono stati ridotti, no? Da 2500, 2000 e poi specificato altezza media. Le caratteristiche in funzione della superficie del fondo c'era la possibilità di realizzare delle opere con delle caratteristiche diverse in relazione alla dimensione del fondo, chiaro. Era stata ridotta la superficie. Bene, avanti. Io volevo dire una cosa, onestamente, si era già discusso anche dei 12 metri, cioè voglio io, cioè il mio pensiero è questo qui, che i 12 metri non siano sufficienti per avere gli attrezzi anche su un fondo di 2000 metri, ecco. Per me, io, cioè può darsi che se ne fosse già discusso, ma... Sì, se ne era già parlato. Se ne è già parlato, però io non ero d'accordo, però non mi ricordo. Io però vi posso chiedere una cosa, Riccardo, no? Ma un fondo di 2000 metri è un fondo di 10 metri per 20, cioè è poco più di un giardino, no, di una casa. Per 10 è 200 metri. Scusa, hai ragione, scusa, 100 per 20, no? Cioè poco più di un campo dietro casa. Cioè siamo davvero... Cioè, quali mezzi deve avere a disposizione? Guarda, allora ti spiego, guarda che su un fondo di 2000 metri, se te ci metti delle piante, eccetera, hai bisogno di tanti attrezzi, ecco perché te lo dico. Se ci metti delle piante da frutto, se non è solo tagliare l'erba, quindi secondo me non è il trattorino, perché con trattorino lo occupi già, non ti ci resta altro. Secondo me, io lo dissi già l'altra volta, per quello c'è... Cioè, tanto, cioè, che cambia avere la stessa, io differenziare se è 2000 o 2500 o sopra il 2524 12? Per me no, perché ti ripeto, vai a vedere, ci sono tante case che hanno tutti questi alberi da frutto, hanno i terreni, hanno l'orto e hanno bisogno di attrezzature che non ci stanno lì. Io lo dico perché io lo bevo con mano, però... E sono contrario a mettere 12, lo dico già fin da ora. Che tipo di attrezzature, Riccardo? Di tutti i tipi, dalle scale, ci sono scale, ci sono aratri, ci sono trattorini, coltivi un campo, ragazzi, ma non so, le reti per proteggere le piante, c'è tanta, tanta roba che gli va dietro, la vanga, il piccone, il marone, ragazzi, io non ti ci muovi più. Io non capisco perché ci si impicchi a voler... No, avere... no, ascolta, no, cosa... ma lo domando perché lo dissi già l'altra volta questa cosa qui. Non capisco perché ci si impicchi a voler avere per 2000 metri, 12 metri oltre 20... Qual è il problema? Che comporta di sbagliato avere 24 metri per tutti? Non capisco. No, ma secondo me la norma ha un senso perché... Nei fondi di dimensione minima inferiore a 2000 metri quadrati ci sta tutto, ci stanno anche quelli di 100 metri quadrati, faccio per dire. Sopra e sotto, sopra da 24... 100 metri uno farà un fondo di 24, no? Ah, non lo so quello che ti dico io, ma non è che uno lo fa 24 perché lo dice la norma, farà qualcosa secondo le sue esigenze, ecco quello. Allora, che in un mondo ideale sì, in un mondo ideale sì, purtroppo viviamo in un mondo che non sempre è ideale e quindi te sai anche, ma che vuole una certa attenzione rispetto, certo, a fenomeni, certo, che poi possono prendere una piega diversa. Allora, la ma cosa Simone, che... questa qui non è roba murata, sono manufatti, voglio dire, e poi se uno c'ha pochi metri, che sta a spendere soldi a fare 24 metri di manufatto, sono manufatti prettamente lì.
Per amor di Dio, sto soltanto dicendo, diamogli una misura appropriata, cioè nel senso, se ci sembra poco 12, diamogli, che ne so, una stanza, la dimensione di una stanza un po' più grande, no? Che ne so, ecco, 4x4 fa 16, diamogli, che ne so, 16 metri quadrati. Cioè, però ha un senso dire, no, che a seconda della dimensione del fondo agricolo avrò bisogno di più o meno attrezzature. Non mi sembra che sia sbagliato il concetto. Questo no, è giusto il concetto. Però voglio dire, ti dico, le esigenze di chi ha un fondo di 2000 metri e ci fa dall'orto alla pianta da frutta all'erba, sono le stesse di uno che ha 5000 metri e fa la stessa cosa. Gli attrezzi sono gli stessi. Volevo dire questo. Riccardo, ho qualche dubbio, ecco, però io non sono un esperto, quindi... Te lo dico io. Perché io ce l'ho, quindi te lo dico. E quindi qui abbiamo messo una superficie minima. No? Se uno avesse 10.000 metri, per dirti, ha sempre gli stessi 12 metri? No, 24. 24. 4. Ah, eccolo qua su. Sì, 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 ho visto, perfetto. La norma ha un senso. La norma ha un senso. Ora, poi ma si... forse 4x4 è già un'altra misura. Per me, ti ho detto, io per me, però va bene, sono d'accordo nel mettere 12 metri. Fabrizio? Sì? C'è qualche indicazione regionale su queste cose, no? No, la legge dice che deve essere commisurata la dimensione dei fondi, quindi che noi ci dovremmo porre il problema, a seconda della dimensione dei fondi, di dare gradualità a questa dimensione. Dopodiché, invece che fare 12, 14, 16, 18, si può fare, non c'è una limitazione. Ci sarebbe, appunto, non sarebbe proprio perfettamente corretto dire che ovunque e per qualsiasi dimensione del fondo l'annessa agricola è di quella dimensione, perché la legge dice... La norma introduce la gradualità. Io, tutto sommato, mi sembra che la misura dei 16 metri quadri, insomma, sia... Sì, io propongo 16, cioè un metro in più, invece che 3x4, 4x4, in modo che c'è un pochino più di spazio. 4x4? Va bene? Io sono d'accordo. Per capire, cambia solo 16 o cambia anche 24? No, 16. Cambia solo il 12 in 16. Cambia il 12 in 16. 24 è sufficiente anche per oltre. Cioè, se si segue il ragionamento che è stato fatto, non c'è un incremento proporzionale, no? Perché comunque una dimensione minima serve. Va bene. Bene, non ci sono altri interventi. All'articolo 57, comma 2, pagina 97. Questo forse che aveva chiesto Riccardo, era il comma 2. È stato cambiato da 10 a 5 ettari. Sì, lo chiese Riccardo, eravamo d'accordo su questo. Spiegami un po', Jacopo. Era la riduzione della superficie che doveva essere interessata da questo tipo di strumenti attuativi, per queste partizioni spaziali, quindi parchi fluviali, in coerenza con le politiche di programmazione già avviate dal comune, il piano operativo prevede la formazione di piani attuativi o progetti unitari di iniziativa pubblica, ovvero piani attuativi di iniziativa privata, per porzioni di territorio comunque non inferiori, abbiamo cambiato il minimo da 10 a 5 ettari. La proposta era di Fabrizio, 10 non dovrebbe essere rosso, solo 5 ettari, 10 dovrebbe essere giallo. Sì, ma tanto la diventa tutto giallo, no? Quindi va bene, io sto facendoci diventare tutto giallo, il verde sparisce. Bene. Si procede articolo 60, comma 3, pagina 101, solito riferimento al comma introdotto per la disciplina delle piscine.
Beh, quindi qui varrà quello che si è detto prima. Sì. Va messo quello che diceva prima Simone, anche qui, no? Pendenzialmente non classificati. Sì, vabbè, Fabrizio lo fa. È la stessa No. formulazione, bella precisa. Articolo 68,2, ultimo punto, pagina 108. Sì, anche qui era una cosa che aveva evidenziato Riccardo, mi ricordo, abbiamo tolto quindi eliminare condizioni favorevoli per la verifica di questi interventi, no? Per la realizzazione di questi distributori, era rimasta anche condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico. Giustamente Riccardo aveva evidenziato che non c'entrava niente sotto il profilo edilizio e quindi è stato tolto. E poi ci sono delle modifiche al comma 4. Ecco. È stato inserito questa parte. In questo caso, nell'ambito degli interventi ammessi, devono comunque essere sempre garantiti e realizzati complementari interventi e sistemazioni di mitigazione ambientale e corretto inserimento paesaggistico funzionali alla qualificazione del margine del lotto urbanistico interessato e assicurare elementi di filtro e schermatura vegetale rispetto agli eventuali insediamenti contermini mediante la prioritaria introduzione di quinte arboree e filari alberati. Vi ricorderete che questa era stata inserita per rispondere a una richiesta di un'osservazione che chiedeva l'eliminazione, diciamo, di questa previsione di distributore di Quello delle zone carburante delle bocchette era di tale questo, bocchette, sì, bravo, e quindi era stata inserita invece questa fascia di tutela, diciamo, alle aree limitrofe, insomma. intralcio all'articolo, all'ultimo comma c'è una modifica poi che riguarda invece una percentuale, un indice che mi parla. Sì, ok. Ora la manuala è impegnata al telefono, ma insomma è la modifica dal 30 al 40 Sì, di copertura. perché anche lì si chiese il fatto che per le coperture poteva essere non sufficiente il 30, perché se la Sì, va già. esattamente. Sì. Questa era la. Aspettate un momento che abbiamo la manuala impegnata. Oh, Manola! Manola! Aspettalo! Aspetta la commissione, non sono in videoconferenza. Scusate. Prego Manolo, articolo 72,6, pagina 115. Questa era una specifica che avevamo messo. Che riguarda appunto le aree che diventerebbero non pianificate, no? Alla scadenza di validità ed efficacia degli atti di governo del territorio. Comunque abbiamo esteso la possibilità di realizzare per gli edifici esistenti comunque la realizzazione di piscine e impianti sportivi, come vedete. No, è una richiesta che aveva fatto Alberto Iacomini, se ricordo bene, ci sembrava logica, diciamo. No, Sì, è ma. vero, sì, l'aveva chiesto Alberto, sì, aveva fatto una domanda, sì. Bene. Si può procedere.
84, almeno mi sembra. E articolo 84, ultimo comma, pagina 131. Sì, anche questa era una precisazione riguardo le garanzie per l'edificazione nelle aree che ricadono nel vincolo del corridoio infrastrutturale. Quindi è stato aggiunto rispetto all'adottato che eventuali idonee garanzie in relazioni, cioè è stato, come dire, riportato a un livello un pochino più generale le garanzie necessarie per la realizzazione degli interventi. Va bene. Sì, vabbè, lì si era fatto le idonee, cioè ora per capire fino in fondo. È stato aggiunto eventuali. Sì. No, perché siccome è proporzionale in relazione a realizzare, quindi potrebbero anche non essere necessarie idonee garanzie. Ah, okay. Sì, sì, sarà ragionato in questi termini. Avanti. C'è un'ultima modifica. Pagina appendice D. Pagina 148. Sì. Anche questa l'aveva chiesta Alberto. Abbiamo modificato la data entro la quale, eccolo qui, la data entro la quale devono essere il numero dei posti letti da considerare. È quello risultante dagli atti autorizzativi depositati presso l'ufficio SUAP. Nella norma vigente è il 31/12/2013. Giustamente Alberto diceva, ma aggiorniamo, insomma, sono passati così tanti anni, e quindi l'abbiamo portato al 2017. Infatti io non l'ho capita questa qui, infatti me lo ricordo già l'altro volta, disse Alberto, ma non ho mai capito, non l'ho chiesto, ma che significa questa cosa qui? Sì, come vedi, perché c'è una legge, eh? Sì, siccome Riccardo, la possibilità di svincolo alberghiero è in funzione alle caratteristiche dell'albergo e in funzione alla localizzazione dell'albergo, perché come vedi al primo comma, per esempio, la capacità ricettiva deve essere inferiore o uguale a 40 posti letto, oppure per esempio per la categoria residenziale direzionale, oppure 50 posti letto per cambio d'uso diverso da residenziale direzionale. Sono i parametri dei posti letto. Allora, nella norma vigente noi avevamo questo comma qui, abbiamo questo comma qui, ai fini della considerazione e ponderazione delle condizioni precedentemente indicato, il numero dei posti letto e la struttura ricettiva che si intende mutare di destinazione, inclusi letti supplementari, è quello risultante dagli atti autorizzativi depositati presso l'ufficio attività produttive SUAP alla data del 31/12/2013, era la data che è stata inserita quando è stata fatta la variazione per consentire lo svincolo alberghiero, cioè fissare a una certa data i posti letto che doveva avere una struttura al fine di beneficiare dello svincolo. Ecco, dicevo, perché tutti gli anni viene rivista questi numeri posti letto. Cioè, non è che una volta. Ma uno può fare degli interventi, come dire, di aggiornamento, diciamo, anche edilizio, no? Adeguamento edilizio, per cui i posti letto magari anche aumentano. Ok. Grazie, Manola. Ecco, ora noto un'altra cosa, scusate, mentre si parlava. Mi vai al secondo comma, lo voglio far vedere alla commissione, perché l'ho visto ora.
Il secondo comma, di nuovo, riporta la data 31-12-2013, che era la data della variante, che era quella dei posti letto, e il comma 2, tra i requisiti per accedere allo svincolo, dice: impossibilità di adeguare l'immobile anche a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali o urbanistiche edilizi in relazione alle sue caratteristiche dimensionali, ai fini del raggiungimento dei requisiti del regolamento, come da ultimo modificati e integrati dal DPGR 48F, richiede per l'apertura di una nuova attività di pari classificazione, anche qui con riferimento a quella risultante alla data del 31-12-2013. Forse converrebbe aggiornarla anche questa e portarla a cominciamo il volume. Eccoci, scusate. Questa, sì. Allora, le modifiche sono terminate, la parte normativa. Sì, allora, no, la parola... io chiedevo, scusa Jacopo, sì. Io facevo presente che ci abbiamo un'altra data nell'allegato D che c'era sfuggito, l'ho vista adesso e lo ponevo alla commissione questo quesito. No, va corretto anche quello, chiaramente. Sei d'accordo, ecco, certo. No, ma volevo che la commissione mi desse l'ok, ecco. Dai, no, la scusa, dov'è la data nell'allegato B? La data? Che dice che va corretta, scusa, che non riesco a trovare. Al secondo comma. Dell'allegato B. L'ultima frase, cioè 31-12-2013 e invece diventa 2017. Al secondo allinea, scusa. Ma dell'allegato B? No, D. Ah, D, ecco, quello non mi... Ecco, a video qui, ecco. È quello lì. Sì, qualche riga sopra, va bene. Ok, a questo punto... Jacopo, dovremmo tornare un attimino sugli uno, si era detto. Sì, no, mi ha chiesto la parola su questo l'assessore. Ok. Allora, io mi ero preso l'impegno, come è stato ricordato all'ultima commissione, di fare una riflessione su questo tema alla luce, insomma, del fatto che molti commissari l'avevano sollecitato. Una riflessione, diciamo, volta a trovare il punto di equilibrio migliore tra l'esigenza della tutela dei valori storici e architettonici che stanno dietro alla classificazione 1 e l'esigenza di recuperare immobili ad una funzione positiva di utilizzo, perché ovviamente qualora questo non avvenga il rischio è quello, no, dell'abbandono. Non è facile trovare questo punto di equilibrio e ovviamente da questa discussione vanno tolti gli errori. In che senso? Nel senso che se un edificio è stato classificato male come edificio 1 quando invece doveva essere classificato come 2 o addirittura in caso di errori più gravi addirittura, no, in un modo ulteriormente, diciamo, vantaggioso dal punto di vista degli interventi edilizi, ci sono strumenti diversi, no, che sono quelli del cambio di classificazione, tra l'altro laddove sia un errore materiale evidente con un procedimento semplificato. Quindi da questa discussione noi dobbiamo togliere, diciamo, la questione errori, perché se ci sono gli errori abbiamo gli strumenti per correggerli. Allora, io su questo tema mi sono confrontato anche con Manola, Roberto e Fabrizio in questi giorni
diciamo così, le cose che si possono, a mio giudizio, fare sono queste. E poi vi dico anche invece quelle che a mio giudizio non si possono fare perché. Allora, intanto noi possiamo valutare la possibilità di favorire il cambio di destinazione d'uso ad una dimensione della superficie più bassa di quella che abbiamo indicato. Se vi ricordate, noi per i centri storici, se non vado errato, abbiamo indicato un cambio di destinazione d'uso, che è quello del decreto ministeriale del 68, sulla considerazione che no, i nostri centri storici sono caratterizzati dalla presenza di immobili piccoli e che quindi ne andava favorito, no, il recupero con una norma che tenesse conto di questo contesto. Ecco. A mio giudizio, un ragionamento analogo si può fare anche per il tessuto storico, diciamo che è nel territorio più vasto, perché è giusto poter favorire il recupero, no, diciamo così, di un tessuto che appunto nasce con delle dimensioni di un certo tipo perché è la sua storicità che lo porta ad avere quelle caratteristiche. D'altra parte, noi gli abbiamo riconosciuto un valore, no? Se gli abbiamo classificato uno, e quindi favorire il recupero anche attraverso un cambio d'uso ad una dimensione più bassa, io credo sia corretto. Chiaramente questo deve avvenire in una condizione di esistenza di opere di urbanizzazione, perché quello che invece, secondo me, non possiamo fare è indurre un fenomeno nell'intorno dell'edificio che sia pregiudizievole dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Quindi, in condizioni in cui l'edificio è già servito dalle opere di urbanizzazione, io sono favorevole a favorirne un cambio di destinazione d'uso per gli uno, sto parlando ad una dimensione più piccola. Ora, chiaramente questa cosa va intanto ragionata con voi e poi va scritta. Però intanto ragioniamone con voi. Poi la seconda cosa che possiamo fare, se non è stata fatta, io questo non me la ricordo, è equiparare sostanzialmente la disciplina degli interventi pertinenziali. Cioè, così come abbiamo fatto per le piscine, la stessa cosa la possiamo fare per tutti gli interventi pertinenziali, nel senso che gli interventi pertinenziali, se fatti adeguatamente, ad adeguata distanza con un corretto inserimento paesaggistico si possono fare, insomma. Ora io non ricordo qui la Aspetta un norma. attimo, Simone, scusa, un attimo. Scusa, va bene. Ti dicevo che sugli interventi pertinenziali, secondo me, ci può essere un'equiparazione alle altre situazioni, perché gli interventi pertinenziali fatti ad adeguata distanza, no? Con un corretto inserimento rispetto all'edificio principale, possono essere compatibili con la salvaguardia del valore architettonico e storico dell'edificio. La terza cosa che possiamo fare, tra l'altro ce l'eravamo detta, ma probabilmente la norma non è stata scritta, è quella relativa alle superfetazioni, cioè se un edificio storico 1 ha degli elementi incongrui, non di valore, rispetto, diciamo, no, alla parte preponderante dell'edificio. Ecco, su quelle superfetazioni si deve poter lavorare senza le limitazioni che ci sono sulla parte di valore storico. Noi abbiamo classificato uno, vi ricordate, alcuni edifici che magari presentavano qualche elemento incongruo, ma noi valutavamo, no, che diciamo, la parte preponderante fosse di valore e l'abbiamo classificato uno. Però sugli elementi incongrui si deve poter intervenire con maggiore libertà, perché se sono incongrui, anzi, c'è un interesse, no, ad un miglioramento dell'edificio. Ecco, io credo che queste sono le tre cose che si possono fare.
La questione dell'ampliamento, invece, ve lo dico sinceramente, ne ho parlato molto anche con Manola, Fabrizio e Roberto, poi sono qui, quindi possono intervenire. È molto problematica perché? Perché intanto tanti edifici non possono ampliare, tra quelli che abbiamo indicato con uno, non possono nel senso che l'ampliamento spesso non è compatibile col valore che vogliamo preservare. Ce ne siamo accorti nel classificare gli edifici, no? In uno. Noi abbiamo trovato edifici dove ci siamo accorti che se si fa un ampliamento lo si snatura il valore di quell'edificio. Conosco l'obiezione che è fondata. Conosco l'obiezione che è fondata. Questo non è sempre vero. Cioè, ci sono dei casi di edifici classificati 1, giustamente classificati 1, dove magari l'ampliamento a certe dimensioni, a certe condizioni, magari è anche possibile farlo. Come dire, con un livello anche progettuale architettonico di un certo tipo. E d'altra parte, ora c'è chi è più bravo di me, chi molto più bravo di me, c'è una discussione anche nel mondo, no, dell'architettura da questo punto di vista. Cioè, su scale diverse dalla nostra ci sono insomma opere di grandi architetti che hanno fatto vedere come a volte accanto allo storico puoi anche realizzare delle strutture moderne salvaguardando il valore storico. Quindi io non escludo che su una dimensione progettuale molto di qualità ci possano essere situazioni in cui l'ampliamento è compatibile col valore che vuoi preservare. Il problema qual è? Il problema è che l'urbanistica, come anche altri settori del diritto, è fatta anche di regole generali. Cioè noi non possiamo fare delle regole à la carte, salvo quello che dirò in fondo e sul quale chiedo una cosa all'ufficio. Cioè noi nel momento in cui scriviamo una regola dobbiamo tenere conto degli effetti complessivi che quella regola può determinare. E quindi è su questo che, come dire, mi fermo, perché poi parlando con l'ufficio, l'ufficio mi aggiunge un elemento, cioè che gli edifici 1, che sono quelli di maggior pregio, al netto di quelli monumentali, ma quelli sono addirittura edifici dove c'è il vincolo della soprintendenza, su questa parte qui ovviamente c'è una grandissima attenzione, non solo da parte della regione, ma anche da parte della soprintendenza, perché chiaramente gli edifici 1 chiamano in causa tutta una serie di norme e di principi che sono scritti nel PIT, nella legge regionale, eccetera. E quindi c'è anche un aspetto ulteriore, cioè l'introduzione di una regola che rischi, no, in alcuni casi, in molti casi, di compromettere il valore storico dell'edificio, può anche essere non soltanto un problema politico di un errore, no, sul piano politico-amministrativo, ma può anche tradursi in un problema di compatibilità con gli strumenti sovraordinati, proprio perché noi maneggiamo delle regole generali, che non sempre ovviamente cadono su situazioni identiche, no? Perché noi abbiamo un territorio molto variegato, ma variegato dal punto di vista paesaggistico, ambientale e anche dal punto di vista delle tipologie architettoniche. E questa è la difficoltà. Non abbiamo a che fare con un tipo solo di edifici, abbiamo a che fare con edifici di valore che hanno anche caratteristiche diverse. L'unica cosa, e questo non ne ho parlato con l'ufficio e mi scuso, diciamo, sulla quale mi sento di dire che se fosse possibile tecnicamente bisognerebbe fare un'apertura, è quella dello strumento dei piani particolareggiati, cioè mi spiego meglio. Nei centri storici, Roberto ce lo potrebbe spiegare per Camaiore in particolare, si prevede che cosa? Si prevede che si possano fare degli studi, no? Dove si studia edificio per edificio e si dice che cosa si può fare edificio per edificio, proprio perché, no? A volte ci sono alcune cose che si possono fare compatibilmente con i valori e altre volte no. E quindi i piani particolareggiati servono proprio a questo.
sarebbe secondo me intelligente, questo sì, però non so fino a che ambito possiamo usare questo strumento, darcela questa possibilità, no? Laddove si può usare questo strumento, cioè la possibilità di avere piani particolareggiati che indichino anche sugli edifici di pregio, no? Che tipo di interventi si possono fare, perché, ripeto, è vero che a volte gli interventi possono essere, secondo come li fai, compatibili col valore, però allora ci vuole uno strumento che ti dica come lo devi fare l'intervento, come lo devi fare proprio nel dettaglio, no? Perché allora se c'hai uno strumento che ti dice come lo puoi fare nel dettaglio, sei sicuro che quando poi vai a fare l'intervento il valore è preservato, no? È un po' questo il ragionamento. Ora, il problema dei piani particolareggiati è che normalmente vengono utilizzati per degli agglomerati di un certo significato. Quindi non è uno strumento, credo io, estendibile, diciamo, a macchia di leopardo. Però ecco, su questo non abbiamo avuto il tempo di confrontarci con Manola e con Fabrizio e con Roberto. Ecco, questo sì che magari meriterebbe una riflessione. Quindi, traducendo, arrivando in fondo alla discussione, abbassare la dimensione minima per il cambio d'uso, in modo che si favorisce il recupero di questi edifici e non li si consegni all'abbandono. Ripeto, a condizioni che ci siano le condizioni di contorno per un recupero residenziale, no? Quindi che ci arrivino, diciamo, i servizi, le strade, eccetera. Due, aprire agli interventi pertinenziali se non è stato fatto. Tre, avere una norma sulle superfetazioni che ti consente di lavorare sulle superfetazioni, diciamo così, in modo diverso da quello che fai sull'edificio principale. Quattro, ma questo non so se e in che termini è possibile, mettere, diciamo, in conto la possibilità di avere dei piani particolareggiati, cioè che il Consiglio Comunale voti per ambiti territoriali, dei piani in cui indica, no, quali sono, diciamo, in cui vengono indicati quali sono gli interventi compatibili e a quali condizioni. Come si fa nei centri storici? Nei centri storici ci sono i piani particolareggiati, proprio per questo motivo. Oltre questo, non mi sembra che si possa andare, perché si rischierebbe di fare un errore e si rischierebbe anche di mettere, diciamo, di indebolire il piano rispetto al passaggio finale che deve essere fatto in conferenza dei servizi. Scusate se l'ho fatta lunga, ma il tema è delicato e volevo che fosse, ecco. Allora, procediamo con ordine. Vi chiedo ai commissari di intervenire prenotandosi anche all'ufficio, perché chiaramente su questo immagino che abbia da dire qualcosa. Evitiamo il contraddittorio, quindi fate degli interventi che mettano insieme i vari pezzi della proposta che ha sintetizzato Sì, l'assessore. Jacopo, io senza voler togliere niente alla cosa che dicevi, domando a voi, forse sarebbe il caso di sentirlo subito il parere dell'ufficio, cioè Sì. Manola, Roberto e anche Fabrizio, in modo che poi i commissari si esprimano alla luce, no, di tutto quello Sì, che hanno sentito. è giusto. Chi comincia per parte tecnica? Dov'è? Comincia Roberto. Vai, Roberto. Dunque, su quello che ha detto Simone, si può arrivare fino al piano particolareggiato. Il piano particolareggiato, secondo me, trova dei problemi perché se è legato a un fabbricato è facile dire si fa un piano particolareggiato per un fabbricato, però, come ha già detto Simone, il piano particolareggiato è legato a un gruppo di fabbricati, a un centro, a un nucleo. Un fabbricato singolo messo sulla collina di Camaiore, un piano particolareggiato lo vedo proprio, cioè non ha senso. Quindi quella parte lì la vedo di difficile realizzazione. Invece gli altri tre punti che ha detto Simone, lavorandoci ci si può arrivare tranquillamente, tipo abbiamo detto gli annessi agricoli che sono forniti di opere di urbanizzazione possono fare il cambio d'uso. Alle stesse condizioni può fare cambio d'uso anche un metato, diciamo così, perché quasi tutti i fabbricati, a parte i metatini, sono di dimensioni tali che non hanno bisogno del 28 metri, sono già
fabbricati che hanno una certa consistenza, anche perché ricordiamoci che per evitare il problema dell'ampliamento abbiamo rivisto tutti i fabbricati che l'ufficio aveva in qualche modo classificato uno, e la commissione uno per uno l'ha tolti quelli che non avevano le caratteristiche dell'uno e l'ha messi nel due, dove è già ammesso l'ampliamento. Quindi quelli che la commissione ha selezionato come uno, francamente, sono i valori da salvaguardare del Comune di Camaiore. Quindi i primi 3 punti che ha detto Simone, per me, mi trovano in qualche modo, sono d'accordo. E sul piano particolareggiato vorrei anche sentire Cinquini, che ha altre esperienze di altri comuni, perché io in 40 anni non ho mai fatto un piano particolareggiato per un fabbricato, cioè è sempre stato un qualcosa di diciamo agglomerato, perché si deve studiare la viabilità. Poi è chiaro che fabbricato per fabbricato si può dare anche l'ampliamento, come c'è per esempio nel centro storico, come c'erano nei centri storici minori, per esempio delle frazioni. Ogni fabbricato poteva avere l'ampliamento, la sopraelevazione, il cordolo, però legato a un discorso, diciamo, di agglomerato, non di singolo fabbricato. Se si prende una zona, come accennava Pronto? Simone, e a quel punto è difficile trovarla, che si fa un piano particolareggiato di tutti i fabbricati di Greppo Lungo, per dire, della frazione di Greppo Lungo, cioè la vedo poco realizzabile, però vorrei sentire anche il Cinquini come la pensa su quel punto lì dell'ampliamento. Finito? Io volevo chiedere una cosa a Simone perché non l'ho capita o forse mi sono distratta, no? Cioè, te dici anche la possibilità di realizzare pertinenze? Cioè, a un certo punto hai fatto questa specificazione. Cioè, noi abbiamo un metato, perché la tipologia più frequente sono metatini. Insomma, ormai l'avete visti, l'abbiamo visto uno per uno le osservazioni e avete Ma idea di che cosa si sono anche tratta. fabbricati di una certa consistenza. Vabbè, ma quelli che sono una certa consistenza, il problema non ce l'hanno. Manola, il Sì, ragionamento. scusa, è che parlo in contemporanea con No, ho Roberto. capito la domanda. La risposta è questa. Il ragionamento che faccio io è il seguente: se io scrivo una norma dove dico che il cambio d'uso, Quello. diciamo, alle condizioni che stiamo discutendo, si fa solo in presenza di opere di urbanizzazione, perché è corretto che sia così. Io credo che se c'è un contesto dove ci sono le opere di urbanizzazione si possano fare anche gli interventi pertinenziali. Ma Quindi, allora scusa, in pratica gli dai un ampliamento, se gli fai fare l'intervento pertinenziale, come dire, ti entra dalla finestra. fa staccato dal l'ampliamento? fabbricato, Ma no? che Perché senso ha? l'ampliamento? Ma che senso Scusa, ma se te fai il cambio d'uso, perché hai ha? Ma che ragione li te, se non c'è il snatura? cambio d'uso, la pertinenza non esiste, ma se abbassi il Sì, ma limite. se c'ho io un fabbricato, scusate, che si parla in contemporanea io e Roberto, io dico, ma se io ho un edificio che lo considero del valore, diciamo, alto, che merita la sua conservazione, poi dopo gli faccio fare il cambio d'uso, gli faccio fare la veranda, gli faccio fare la centrale No, termica, e no, ho solo le pertinenze, ma Roberto. staccate dal fabbricato principale, c'è già scritto sulla E norma. la veranda la fai staccata Non dal gliela dai la fabbricato principale? veranda agli No, io etolusi. No, no, no. No, vabbè, ma allora mi sono spiegato male. Io parlo degli interventi pertinenziali che non incidono sull'edificio, cioè non mica tutti gli interventi pertinenziali sono attaccati all'edificio o vanno attaccati all'edificio. Quindi, ora ripeto, va scritta una norma. Io parlo di quelli, cioè parlo delle pertinenze, che non necessariamente devono essere attaccate all'edificio, no? Quindi si tratterà di scrivere una norma adeguata, insomma, da questo punto di vista. No, no, mi sono espresso male. Chiaro che se no non salvaguardo il valore, se no non ricasco nel solito problema. Ora, Appunto, siamo punto e d'accordo. chiaro, il problema degli uno è non avere una, cioè che non ci può essere una norma generale sulle addizioni, diciamo, volumetriche di qualsiasi tipo all'edificio, perché non siamo in grado di governarla rispetto ai valori che dobbiamo preservare. Per quello io parlavo dei piani particolareggiati, già sapendo che
quello che dice Roberto è vero, non si possono fare piani particolareggiati sul singolo edificio, non credo, insomma, ora salvo che Fabrizio ci smentisca. Si possono fare piani particolareggiati per ambiti, immagino io, e questo però ovviamente è complicato perché un centro storico è un ambito riconoscibile, altri sono ambiti difficilmente riconoscibili a priori. Però su questo io non ho le idee chiare fino in fondo, quindi non ho neanche l'esperienza, insomma. E quindi, appunto, volevo sentire su questo punto anche voi dell'ufficio prima di dare la parola ai commissari. Sentirei Fabri. Sì, No, no, aspetta, volevo Manuela, non so se è finito Jacopo. concludere questo perché secondo me le norme non è che fanno tanto questa distinzione quando vengono fatte le classificazioni di edificio. Però io sento l'esigenza di, come dire, parlare alla commissione della differenza degli edifici 1 posti in pianura e degli edifici 1 posti in collina, perché a parità di interesse, diciamo, tipologico, architettonico dell'edificio, ma le condizioni ambientali sono completamente diverse. Il mio timore che io dico è sulle colline, che spesso e volentieri, come dire, in genere gli uno sulle colline sono i metatini, mentre magari in pianura abbiamo uno, edifici uno anche di più, grande consistenza, per i quali probabilmente non si pone neanche il problema della possibilità di cambio d'uso, ma invece per gli edifici uno in collina, in genere, l'avete visto, sono collocati in ambiti ambientali anche particolari, anche delicati, che diciamo un cambio d'uso in qualche modo poi secondo me ne stravolge le caratteristiche, le modifica, ecco, io si perdono, ecco, io faccio presente solamente questo. Capisco le esigenze che sono state manifestate, però secondo me la Commissione deve riflettere anche sull'importanza della memoria storica di questi edifici, perché li avete visti, li conoscete come noi a questo punto e sapete l'alto valore ambientale e paesaggistico che questi hanno. Ecco, io mi preme di sottolineare questa cosa. Ora Sì, sentiamo. volevo dire. No, scusa Fabrizio, prima di darti la parola, ma infatti io dicevo in contesti dove ci sono le opere di urbanizzazione. Quindi gli esempi a cui fai riferimento te sono quelli dove c'hai il metatino collocato, diciamo, nell'uliveto piuttosto che in un ambito integro dintorno sotto il profilo ambientale. Quindi lì le opere di urbanizzazione non ci sono ed è evidente che la trasformazione può indurre un danno ambientale. Quindi io parlo delle opere di urbanizzazione esistenti. Non so se si può distinguere fra territorio di pianura e territorio collinare, perché anche nel territorio collinare mi sembra, di poter dire, non tutte le situazioni sono uguali, perché nelle situazioni di fondovalle ed è territorio collinare, non ci sono la stessa condizione che c'hai invece magari rispetto a un terrazzamento, cioè, o altre cose di questo tipo. Perché non mi pare, no, che noi abbiamo distinto nel territorio collinare gli ambiti. No? Cioè tutta la zona delle Semiglia, faccio per dire, non è mica tutta uguale. Un conto sono le dimensioni in piano, quelle intorno anche ai nuclei, no, storici. Un conto sono le situazioni appunto nei boschi, negli uliveti, ma lì l'abbiamo anche scritta una norma intelligente quando si è fatta quella sulla prima casa. Abbiamo tutta una serie di aree di pregio, le abbiamo escluse in partenza addirittura lì. Quindi io stamani non è che ho proposto la formulazione di una norma, la norma poi va scritta bene. Per evitare le cose che dice Manola, cioè per evitare la compromissione di quegli ambiti che hanno un valore da preservare. Però ci sono situazioni, Manola, ci sono situazioni di edifici che erano classificati due o tre in passato, che ora sono classificati uno, e dove ci sono gli errori si correggeranno, ma dove non ci sono gli errori, che a volte invece c'è una compatibilità dell'intervento, no? Di cambio d'uso pertinenziale rispetto all'edificio e rispetto al contesto, io non vedo ragione per non aprire, ecco. Rispetto a interventi che non si attaccano all'edificio principale, quindi non,
non mi crea una compromissione. Fabrizio. Dunque, io volevo dire questo. Chiederti, Fabrizio, anche se questa cosa ha effetti anche sulla VAS. Sì, dunque, io volevo dire questo. Allora, intanto noi ammettiamo per gli edifici, partiamo da a che punto siamo in questo momento. Gli edifici di tipo 1 possono fare fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, possono fare la ristrutturazione edilizia ricostruttiva per le parti eventualmente da ricostruire se sono crollate, demolite o allo stato di rutere, oppure se sono documentate come crollate ma vi è una documentazione per la loro ricostruzione. E poi ammettiamo anche gli interventi pertinenziali limitatamente alla demolizione dei manufatti secondari privi di valore storico, il loro accorpamento e peraltro proprio in funzione di un'osservazione fatta dall'ufficio tenendo conto anche un'indicazione dell'ordine di architetti, purché non è aderenza all'edificio di pregio architettonico, no? Quindi io ho la baracca, il magazzino e la miera eccetera, che magari è stato costruito nel tempo condonato, te lo faccio anche ricostruire, accorpare, purché tu non lo appoggi in aderenza all'edificio principale, no? Quindi perché appunto si ritiene che porre in aderenza un edificio che è riconosciuto di valore un manufatto recente ne altera in maniera irreversibile la sua qualificazione tipologica e storica. Quindi questo è il punto da cui partiamo. In più consentiamo comunque sempre il mutamento di destinazione d'uso senza nessuna limitazione, senza nessun onere aggiuntivo a differenza degli edifici recenti, con la sola limitazione e con una dimensione dell'unità immobiliare che dentro gli insediamenti storici e nei nuclei rurali è la minima possibile, cioè quella che è da DM, sotto la quale non si può andare per legge, quindi non potrebbe essere fatta, che è intorno ai 28 metri quadrati, e abbiamo invece una limitazione in territorio rurale ai 40. Da questo punto di vista, diciamo, possiamo concordare che eliminare la limitazione a 40 metri quadrati in territorio rurale, quindi portarla al pari del territorio urbanizzato, non è di per sé un grande problema e forse in effetti può favorire eventualmente il recupero di quei manufatti più piccoli che non hanno i 40 metri quadrati e che appunto, se raggiungono quantomeno le dimensioni minime, possono essere utilizzati. Ovviamente a mio parere, questo è il mio parere, se non raggiungono le dimensioni minime non hanno proprio le caratteristiche, quindi non c'è, cioè sarebbe come dire un accanimento terapeutico la necessità, no, di voler per forza, considerando che appunto è anche un patrimonio enorme, cioè la quantità di patrimonio disponibile nel comune non utilizzato è talmente tanto che non c'è nessuna necessità proprio, come dire, storica, sociologica, antropologica per dover per forza andare a recuperare un edificio quando ce ne sono tantissimi ancora disponibili. In ultimo, appunto, invece la sua preservazione, seppur non la conservazione originaria, perché appunto non recuperabile, rimane prioritaria rispetto al resto. Aggiungo poi un elemento fondamentale. Non è che tutto questo non lo facciamo perché ci siamo fissati. Qui noi abbiamo delle indicazioni specifiche che ci derivano dalla legge regionale e dal PIT. Peraltro io vengo da diverse conferenze paesaggistiche nell'ultimo anno, abbastanza anche pesanti, dove su questo tema in particolare le soprintendenze pongono un'attenzione maniacale, al punto di bloccare le conferenze paesaggistiche per mesi per controllare ad uno tutta la classificazione e tutte le modalità con cui la classificazione è stata fatta. Aggiungo io, i comuni che non la fanno, gli viene proprio rispedito il piano al mittente e gli dicono di rifarlo finché non c'è stata questa classificazione. Allora, devo dire che peraltro si è fatto tutto un lavoro di revisione, di condivisione della classificazione. Laddove c'era un'incertezza l'abbiamo riguardata tutti insieme e abbiamo anche accolto diverse indicazioni della commissione di passaggi da 1 a 2. Abbiamo semplificato la classificazione nelle 2-3 per fare in modo che sia 2 che 3 potessero essere classificate. A questo punto gli uno sono proprio oggettivamente, in maniera univoca, l'avete riscontrato anche voi, edifici che rappresentano veramente un valore per la comunità e quindi evidentemente l'ampliamento in questi casi ne farebbe perdere il valore.
Quindi, diciamo, il punto di vista tecnico è questo: noi non ci possiamo esporre in conferenza paesaggistica al ridicolo, a mio parere, no? E quindi c'è un limite oltre al quale andare. Potrebbe rimanere un ultimo aspetto, che è quello che ricordava Simone, degli ulteriori interventi pertinenziali diversi dalla demolizione e ricostruzione, che può essere la legnaia, la tettoia, eccetera, eccetera, a cui si potrebbe aprire, ma anche qui, purché non in aderenza all'edificio, cioè purché sia fatto nell'ambito del resede, quindi senza che vada ad alterare, che diventi superfetazione, perché noi di fatto ammetteremmo, se no, di costruire un'attività superfetativa di un elemento che è ritenuto di valore. Quindi al limite possiamo verificare se sia necessario aggiungere gli ulteriori interventi pertinenziali, come eventualmente magari poi precisati nel regolamento edilizio, ma sempre purché non costruiti in aderenza all'edificio principale, e ferma restando, diciamo, di portare la dimensione dell'unità alla minima possibile. Questo perché, oltre queste, diciamo, indicazioni, io credo che non solo ci contraddiciamo rispetto a tutto il percorso fatto e anche condiviso in commissione urbanistica, ma ci esponiamo, secondo me, in maniera anche non corretta nei confronti poi di tutta l'istruttoria che dovremo affrontare dopo le controllazioni e osservazioni con la Regione e con il Ministero. Sulla questione del piano attuativo, poi che sia particolareggiato o di recupero, insomma, la tipologia del piano non è così rilevante. In effetti, per esempio, a Lucca l'abbiamo introdotta, cioè abbiamo scritto la norma in cui si dice che le disposizioni, diciamo, di natura conservativa possono essere rese cedevoli attraverso la formazione di un piano attuativo. Però noi l'abbiamo, nel caso specifico, l'abbiamo circoscritto evidentemente agli ambiti urbanizzati, in particolare al centro storico di Lucca, che è suddiviso per isolati. Cioè, attraverso un piano particolareggiato per isolati, e quindi sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, si può anche superare, diciamo, le norme, addirittura non solo quelle che non consentono ampliamento, ma anche la dimensione degli ampliamenti in generale, no? Che vengono dati sugli uno, sui due o sugli altri edifici, ma appunto in una dimensione, diciamo, di natura urbanistica che richiede la definizione del piano particolareggiato. Ma al singolo edificio, al territorio rurale, è, diciamo, un po' un paradosso, direi. Cioè, non si capirebbe neanche in che cosa si potrebbe sostanziare un piano particolareggiato legato a questa cosa. La cosa che si può eventualmente fare, appunto, è introdurre una norma, ma relativamente ai nuclei rurali e ai centri di antica formazione, appunto, in cui le eventuali indicazioni di piano operativo possono essere rese cedevoli attraverso la formazione di un piano particolareggiato, che peraltro potrebbe essere anche di iniziativa pubblica, nel momento in cui il comune ha delle risorse legate al PNRR piuttosto che altre cose, per eventualmente recuperare anche edifici pubblici, può anche introdurre un disegno, una verifica più complessiva che riguarda i centri nuclei rurali, oppure lo può fare il privato, perché magari, come dire, riconosce, ma dentro appunto la dimensione del territorio urbanizzato che ne circoscrive, diciamo, una dimensione minima del piano particolareggiato, sotto la quale non si fa, non è previsto neanche dalla legge. Ecco, io penso che questo sia il punto di atterraggio del ragionamento, ricordando che li abbiamo controllati insieme a voi, uno per uno, no? Quindi non, mi sembra che non ci siano. Non è che non abbiamo, come dire, posto attenzione alla questione, al problema. Ora ce la riponiamo nuovamente e lasciamo quindi anche abbandoniamo l'ipotesi di costruire una dimensione minima. Quindi, a me che, diciamo, dati i minimi di legge, è sempre un edificio, è sempre recuperabile, non c'è nessun'altra ragione perché bisogna a tutti i costi consentire l'ampliamento agli edifici 1, ecco, francamente. A questo punto prenotatevi per gli interventi, se possibile Scusa, lasciate, ma Jacopo, volevo fare una domanda a Fabrizio, per essere chiari, così poi ne parlate. Supponendo di introdurre questa possibilità dei piani particolareggiati, no? Sostanzialmente io mi ero fatto questa idea,
andrebbero appunto legati ai centri storici di antica formazione e in ogni caso mi sembrerebbe di poter dire i nuclei rurali, no? Nel senso che i nuclei rurali Sì. sono comunque ambiti individuati in cartografia in modo preciso, no? E tra l'altro molti centri di antica formazione ricadono, no? nei nuclei rurali. Domando, anche se capisco che è una cosa difficile nella pratica, ma nel momento in cui io faccio un piano particolareggiato di un nucleo rurale, posso immaginare anche, no? Di non impedirne l'estensione rispetto agli ambiti di paesaggio che ho dintorno? Perché, capito che voglio dire, nulla vieta, secondo me, no, di dire il piano particolareggiato deve partire da un nucleo, no? Però poi può anche avere degli elementi di estensione che tra l'altro possono anche essere utili da altri punti di vista, no? Perché magari te ci puoi agganciare appunto elementi che attengono alle opere pubbliche, elementi di recupero, che ne so, del Sì, paesaggio ma tradizionale, cioè. la risposta, Simone, è chiara, perché te il tuo margine di riferimento è sempre la partizione spaziale della zona. Se passi da una zona a quell'altra, siccome scrivi una norma che è riferita a una zona, o estendi questa possibilità a tutte le zone, ma allora te crei un'elusione della legge, perché in realtà attraverso un piano attuativo costruisci una variante allo strumento generale, il che non è possibile. Quindi la risposta è no, cioè la risposta è che il piano particolareggiato può essere esteso al massimo all'intera partizione spaziale, ma se Devo per individuare la esempio partizione spaziale. Sì, vabbè, è chiaro, dai. esattamente, in alternativa è variante al piano operativo, inevitabilmente, perché se no te con un piano particolareggiato costruisci un'implicita variante di piano operativo. Capisco, capisco, capisco che può essere un'obiezione fondata. Ok, per me è tutto chiaro. Chiedo ai commissari di prenotarsi per la discussione su queste tre proposte, quindi. Non c'è nessuno che interviene? Alberto. Michela. Alberto e Michela. Grazie Presidente. Per urbanizzazione intendevo intendere, ok, la viabilità, ok, la dotazione di impianto elettrico, però per quanto riguarda il sistema fognario, in situazioni del genere, magari credo che non sia da tenerne presente, da tenerne conto il discorso fognario, anche perché può essere ovviato con la messa a dimora di fosse settiche secondo gli schemi dell'ARPAT, in buona sostanza. Ritengo che sia auspicabile e sostenibile a parziale accoglimento di quello che sostanzialmente era richiesto e veniva chiesto dalla categoria, di abbassare il limite della possibilità di rendere civile abitazione e quindi recuperare, anche perché l'ottica non era una mera speculazione edilizia, ma andava nel solco della proposta di non vedere fra 5 anni questi oggetti, questi manufatti, passare da uno a rudere la prossima volta, perché è chiaro che l'auspicio è quello del recupero, quello che noi tendiamo tutti a perseguire e a auspicare. Ecco, ritengo che sia. Ecco, però io mi dicevo, fatta salva la superficie, no? Il problema che tante volte abbiamo è quello dell'altezza, no? Dei parametri igienico-sanitari. Come possiamo ovviare o cercare di riflettere su questa situazione? Magari abbiamo fabbricati di 40 metri quadri che hanno un'altezza di 240, 230, 250 centimetri che non soddisfano quelli che sono i requisiti. Come ce la giochiamo su questo aspetto? Ho detto per ora. Michela? Allora sì, il problema dell'altezza me lo ponevo anch'io, quindi per questo sono d'accordo con lo Iacomini, bisognerà trovare una soluzione perché per un eventuale cambio d'uso ci sarà da adeguare anche l'altezza.
Io dico una cosa, questo piano operativo che abbiamo fatto su questi annessi agricoli sparsi sul territorio, è chiaro che comunque sia con queste classificazioni parecchi è venuto a penalizzarli, perché fino ad ora potevano ampliare e potevano essere recuperati. Il recupero di questi annessi agricoli, di questi metati, chiamatemi come volete, è importante perché se no, come diceva Alberto, diventano ruderi. Ora, all'abbassamento della superficie minima e va benissimo, però dico, le persone per recuperare una cosa del genere, e cioè ci devono avere anche un minimo di interesse, no? Voglio dire, ci vuoi fare un'abitazione, ce la fai con 28 metri? È questo che dico, dov'è l'incentivo a recuperare l'annesso agricolo o l'edificio? Io dico, almeno portarli, perché poi nel mondo in cui viviamo adesso è possibile che non ci siano materiali che possono essere accorpati a un edificio storico? Nel senso, un eventuale ampliamento. Non ci sono materiali per poterlo fare che sia in linea con l'edificio esistente. A me mi sembra strano portarli, io non ti dico di farci chissà cosa, ma a un minimo vivibile, a una superficie utile, vivibile per poterci fare una casa. C'è gente quassù che ha comprato, per dire, anche nelle zone delle Semiglia, perché, come dice Fabrizio, ci sono tante, tante case in giro da poter acquistare, no? Però c'è gente che è affezionata alla zona e si è trovata a comprare appunto questi oggettini perché finora li poteva ampliare e recuperare, li ha comprati in previsione poi di poterlo fare. Ora chiaramente dove sono, come diceva Simone, c'è la possibilità dell'urbanizzazione di questa roba, chiaramente, no? E però se li trova ora così ingessati, cioè non ci può fare neanche un minimo d'ampliamento. Io non ti dico, però almeno di poterli portare, che ne so, un minimo vivibile, utilizzabile per farci anche un'abitazione, una prima abitazione, sempre nel rispetto della natura dell'oggetto. Voi siete ingegneri, siete geometri, io non me ne intendo, però ecco, che non ci sia la possibilità di dare delle prescrizioni per cui un eventuale ampliamento possa riuscire a essere fatto in linea con l'edificio storico. Ecco, questo lo chiedo magari, perché dico, ma un minimo, io non ti dico un ampliamento tale, però per avere un utile vivibile, diciamo, per una superficie vivibile. Vengo anch'io, poi se c'è qualche altro commissario, dopodiché magari le risposte per il dibattito che si è generato, le fiscio all'assessore. Allora, ricordo e faccio sintesi di queste tre proposte che ha fatto l'assessore sull'abbassamento della superficie, del minimo superficiale per accedere al cambio d'uso, per quel che riguarda il trattamento differenziato di superfetazioni esistenti su questi fabbricati, che quindi possono avere margini di intervento diversi rispetto a quelli del fabbricato storico e per le pertinenze non attigue, cioè non contigue, diciamo, al fabbricato esistente. Allora, sono tre specificazioni opportune che vanno inserite e che rendono sicuramente molto più praticabili le possibilità di... Scusate un momento, eh. Rendono sicuramente più praticabili le possibilità del cambio d'uso e quindi di un destino ritrovato per questi fabbricati, ai quali abbiamo posto un condizionamento importante, significativo, legittimo e giusto, che è quello dell'accessibilità e della presenza di tutte le opere di urbanizzazione. Tra l'altro, rispetto a quello che diceva il consigliere Iacomini, credo che nella norma sia contenuto, mi ricordo di averlo, sollevato io il problema in commissione, non so se relativamente agli edifici sparsi, ma credo proprio di sì, non solo ai nuclei rurali, degli scarichi fuori fognatura e quindi della necessità di, come dire, non considerare fra le opere di urbanizzazione un'opera a rete infrastrutturale che chiaramente non raggiunge alcuni contesti, e del resto, insomma, la norma l'ammette, lo scarico fuori fognatura,
proprio a determinate condizioni. Di questo argomento è tanto che ne ragioniamo fin dalla fase della formazione del piano, ne abbiamo avuto occasione di ragionamento e approfondimento anche nell'esame delle osservazioni e abbiamo fin da subito tutti condiviso e anche approfondito gli elementi di problematicità del problema, della questione. Abbiamo condiviso però anche un impianto del piano che ci è stato proposto chiaramente da chi il piano poi a livello tecnico l'ha sviluppato. Quell'impianto del piano produce una gerarchia che è nelle cose del nostro patrimonio rurale esistente, cioè produce sul patrimonio storico dei livelli di, come dire, valore ambientale, architettonico o in qualche caso anche ruderizzato, che, a cui è collegata una disciplina e una certa disponibilità di intervento. Allora, fatto salvo che sicuramente ci potranno essere occasioni in seguito, in futuro, a piano approvato e a piano vigente, di migliorare la disciplina collegata a questa classificazione, magari anche di precisarla ulteriormente, mi sembra che le condizioni di miglioramento degli interventi possibili per il cambio d'uso siano quelle che indicava l'assessore. Tra l'altro le ho condivise, nel senso che a una prima lettura probabilmente più attenta avremmo già potuto produrre l'abbassamento del limite di superficie per consentire il cambio d'uso. Chiaro che l'ampliamento è una dimensione che, come dire, è necessitata spesso, no? Per piccoli oggetti, e si può intenderla anche come dice Fabrizio, cioè si tratta, se siamo sotto i 28 metri quadrati, di oggetti talmente piccoli che probabilmente farli avere la dignità di poter diventare delle residenze è già quello un parametro che ti indica quanto sia incompatibile quel tipo di trasformazione. E può essere legittimo anche questo tipo di intendimento. Io ricordo da sempre di averlo sollevato questo problema in ragione della preoccupazione reale che all'interno degli ambiti, soprattutto esterni ai paesi, si sviluppino condizioni di degrado irrecuperabile e che quindi difficilmente possano essere oggetto di un qualche tipo di attenzione migliorativa della condizione attuale. Ci sono nel tempo anche esempi, alcuni sono andati bene, altri sono andati molto male. L'abbiamo visto anche nelle osservazioni, eh? Alcuni sono andati molto male e questo onestamente da commissari ce lo dobbiamo dire, eh? Laddove si è consentito non sempre le cose sono andate bene, eh? Spesso sono andate male e io credo che come invito, come riflessione, forse anche come impegno alla prossima amministrazione, ci sia da poter indicare la possibilità di precisare semmai ulteriormente, in ragione di, oltre che delle condizioni architettoniche, anche di due altre situazioni. Una la ricordava la Manola, quelle ubicazionali, la gerarchia di questi fabbricati, perché è chiaro che condizioni vallive, condizioni pianeggianti, condizioni in cui gli interventi di cambio funzionale non si portano con sé delle modifiche significative all'uso e allo stato dei luoghi, possono avere una sensibilità diversa anche in termini tecnico per le norme che si scrivono e quindi portare con sé un minimo superficiale di ampliamento. Chiaro che in questa fase è complicato farlo, forse è impossibile, perché l'impianto che ci siamo dati non fa questa distinzione, non distingue le condizioni orografiche del territorio, le distingue in parte, cioè dice indirettamente che queste cose questi oggetti sono diversi, perché le opere di urbanizzazione si presume che siano più diffuse in condizioni pianeggianti, si presume però. Quindi probabilmente è necessario approfondire fuori da questo procedimento un elemento di classificazione dei fabbricati storici rurali che indichi con più precisione anche questa possibilità. E appunto,
L'argomento diventerà questo, secondo me, cioè nella prossima fase della pianificazione, quando il piano sarà vigente, ci sarà da domandarci se al netto dei risultati che abbiamo ottenuto, che non sono trascurabili, perché questi tre risultati di cui si parla includono nella possibilità del cambio d'uso anche gli oggetti minori, veramente quelli minori, perché 28 metri quadri di superficie utile sono in possesso di tanti edifici di piccola dimensione, magari non sono sufficienti, voglio avere ragione la Michela, no? Può dire che li può ritenere non sufficienti alle prerogative di qualcuno che ha bisogno, necessità dell'abitazione e è disponibile anche a investirci in termini di recupero. Però per fare questo abbiamo bisogno di modificare un impianto normativo e anche un impianto di piano, e in questa fase non lo possiamo fare, per il rispetto anche del lavoro che abbiamo fatto da tanto tempo, perché questo piano non disciplina soltanto le possibilità in capo ai privati di fare determinati interventi sul loro patrimonio rurale storico. Qui passano da questo piano interventi pubblici, politiche aspettate e attese da tempo, interventi che riguardano settori dell'imprenditoria, funzioni che abbiamo approfondito e dibattuto e che meritano a questo punto di trovare la propria collocazione in uno strumento vigente. In questo senso però comprendo le difficoltà di questo argomento e io suggerisco all'ufficio, che è sicuramente l'elemento che resta di tutti noi nel passaggio amministrativo che dovremo fare, di valutare attentamente le condizioni con cui in futuro si possa meglio precisare la possibilità di categorizzare questo patrimonio al fine di potergli dare un destino. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Riccardo. Ma io sono abbastanza perplesso, devo essere sincero. Perché dico questo? Perché voglio dire, qui è stato fatto un lavoro non da parte mia, perché io prima non c'ero, quindi di classificazione degli edifici in uno o due. Prima erano le categorie, erano tre, poi sono state portate a uno o due. Se il lavoro che è stato fatto prima è stato un lavoro fatto bene e avete individuato gli edifici 1 per quello che sono e gli edifici 2 per quello che sono, ora qui non riesco a capire perché ora si rimette in discussione tutto questo aspetto. Ora, io voglio essere preciso, ma gli edifici storici, no? Possono mutare di destinazione d'uso, no? Cioè, sempre, anche senza essere prima casa, se hanno le dimensioni, due anche avendo l'ampliamento. Acquisiscono anche il bonus prima casa, mi sembrano, anche gli edifici 1, e quindi possono diventare... Ora, io non capisco perché si voglia portare a 28 metri quadri la dimensione minima di questo edificio. Poi, voglio dire, si creano case che non servono a nulla. Cioè, io non lo so, si fa una... Si portano a costruire edifici che non servono a niente. 28 metri quadri a chi serve 28 metri quadri? Allora, se si vuole, si cambia radicalmente il modo di lavorare e si eliminano le classificazioni. Allora si dice, abbiamo sbagliato tutto il lavoro che abbiamo fatto, non suddividiamo qui il patrimonio in 1 e 2, esiste un patrimonio e quello decidiamo quello che fare del patrimonio. Cioè, se è stato fatto un lavoro 1 e 2, io lo trovo assurdo il piano particolarizzato, cioè venne fuori, ma è assurdo, cioè, ma venne fuori, mi sembra, da un'osservazione, se mi ricordo male, sul Prana, che chiedevano ogni edificio, che io mi opposi naturalmente, che volevano fare ricostruire tutti questi edifici sul Prana, e dice sì, va fatto tramite un piano particolareggiato. Anche lì mi sembra che è venuto fuori questo piano particolareggiato di schedatura di tutti questi edifici, eccetera eccetera. Cioè, ma oh, ragazzi, io capisco, io non ho capito perché il motivo di tutta questa discussione. Spieghiamoti meno bene, cioè bisogna che tutti gli edifici che esistono sul territorio possano diventare residenze? Se questa è l'esigenza, mettiamoci a un tavolo e discutiamo.
ognuno ha le sue peculiarità, le sue idee, e le porterà avanti. Cioè, non capisco ora perché si sta qui e si dice si porta a 28 metri quadri, si fa fare le pertinenze, però le pertinenze non possono essere attaccate all'edificio. Cioè, lei che senso ha? Cioè, voglio dire, tutti gli altri edifici lo possono fare, le pertinenze di portarle all'edificio, quindi se così si fa, allora si risnatura tutto e si fanno i disastri che sono stati fatti in collina in questi anni. Io non mi ci presto a questo. Ora, se esistono esigenze, che non in collina, ma al piano di edifici, storici che per alcune ragioni possono essere trasformati in residenze, analizziamoli e facciamo delle eccezioni anche a questi. Ma io ora, cioè, che qui cioè, si mette in discussione tutto il lavoro che in anni e anni avete fatto, perché io lo faccio da un anno e mezzo, quando sono in commissione, prima non c'ero, e quindi non lo so il tipo di lavoro che è stato fatto. Piuttosto, io vedrei un pochettino un altro, cioè un altro aspetto, no? Nel senso, in che senso? Di avere uno spirito critico nel come sono stati classificati gli edifici, se esistono motivazioni valide per cui quegli edifici classificati in una maniera possono essere classificati in un'altra attraverso una documentazione che possa, non lo so, dimostrare che quell'edificio non ha più quelle caratteristiche o quella classificazione. Io ora, cioè, onestamente, cioè, sono perplesso, non ho onestamente nulla da aggiungere, però cioè, stamani ci si ritrova a discutere di un piano particolareggiato che non ha senso, assurdo, ve lo dico nella maniera più assoluta. Io, un piano particolareggiato su questi edifici, ogni singolo edificio, un piano particolareggiato su ogni singolo edificio, cioè io è subentrato qualcosa in questi in queste nottate qui, non lo so, non lo so onestamente, sono senza parole, vi dico la verità. Cioè, avete fatto un lavoro per anni e anni, ora lo buttate al macero tutto questo lavoro qui, cioè, perché secondo me se si fanno queste cose qui lo buttate veramente al macero e distruggete un patrimonio che voi avete classificato. Poi io mi rimetto, analizziamolo, ridiscutiamo tutto, rimettiamoci lì al tavolo, ridiscutiamo tutto, se esistono le condizioni per cui tutti questi edifici in collina, questi annessi di 12 metri quadri, di 13 metri, diventino residenze. Che va a dire di 10 metri? Discutiamo anche di quello. Allora si vuole trovare la forma di dire no, perché se non ci sono, non c'è la rete infrastrutturale, non si fa, però se c'è sì. Ragazzi, se il lavoro che avete fatto non l'avete fatto male, non lo so, a me mi sembrava abbastanza fatto bene, devo essere sincero, però sentendovi parlare mi sembra che invece il lavoro che è stato fatto non siete convinti del lavoro che avete fatto. Io è una piccola parte il lavoro che ho fatto in questa commissione, perché sono subentrato a un piano strutturale già fatto, quindi anche il mio contributo, poi non sono neanche esperto di materia, quindi ho dovuto anche imparare tante cose, forse tantissime le devo sempre imparare, quindi, però onestamente mi sembra che state veramente rimettendo in discussione tutto il lavoro che per anni e anni avete fatto. Io, vedete voi, io resto della mia linea, ve lo dico, perché io, scusa, finisco, io ho una coerenza, ho studiato, mi sono fatto un'idea, la mia, che poi quando saremo in consiglio comunale la dirò fino in fondo, perché mi sembra che qui ogni giorno cambi, e quindi può darsi che cambi tutto anch'io da qui al consiglio comunale, rivedo un po' tutte le mie idee, però onestamente fate voi, io non lo so. Presidente, posso prendere la parola? Stavo chiedendo se c'erano altri interventi, prego. Ah no, non so se c'è qualche altro commissario che non è intervenuto. Manca Graziano a questo punto, poi c'è una domanda che aveva fatto Alberto, c'era tornato sopra anch'io sulla questione delle scariche di fognatura. Commissario, la parola ancora? No.
No. Ok. Assessore. No, io parto dall'ultimo intervento. Secondo me, Riccardo, non si tratta di stravolgere niente, tant'è che le proposte che ho fatto io non sono di stravolgimento. Ti segnalo questo. Noi 28 metri quadrati per il cambio d'uso l'abbiamo già previsti per il tessuto storico, non è che non l'abbiamo previsti. Le abbiamo previsti per tutto il tessuto storico che fa parte dei nuclei, no? Di antica formazione. Adesso si sta riflettendo sull'opportunità di consentire la stessa cosa ad edifici che magari non sono nei nuclei, ma sono comunque in contesti dove ci sono le opere di urbanizzazione. Perché si ragiona di questo? Perché sono situazioni in cui il recupero, se c'è intorno un'adeguata situazione di urbanizzazione, non è incompatibile col valore che si vuole preservare, cioè sono situazioni simili, diciamo, a quelle dei centri e dei nuclei storici. Quindi la proposta che ho fatto io è questa. Ora poi si tratta di tradurla in norma, no? Prima di giudicarla, ma non è uno stravolgimento, è dire così come abbiamo fatto nei centri storici, no? Dove consentiamo il recupero a 28 metri quadrati, consentiamolo anche laddove ci sono delle condizioni simili, no? Cioè dove c'è una condizione di urbanizzazione, di contesto che lo consente senza problemi, per evitare che quel valore si Scusami disperda. Simone, ti interrompo un attimo. Dico, esistono situazioni in questi territori, esigenze di questo tipo? Se esistono, andiamo l'incontro e vediamo. Secondo me, Caso per onestamente, caso, nel senso che esistono? ci sono No, situazioni di perché abbandono. no, non si è No, mai ma ti faccio un parlato, esempio. Simone, capito quello che volevo dire io? Se ora che con un Faccio colpo vengono fuori, cioè, ne eravamo a conoscenza anche prima, se esistono di queste situazioni affrontiamole, ci mancherebbe altro, andiamo incontro alle esigenze di chi ha bisogno della prima casa. Voglio semplicemente dire che un conto è l'edificio 1 che si trova, Riccardo, nella collina, in un uliveto, in un bosco, ok? Quello nessuno lo discute. C'è un, come dire, c'è una delicatezza di valori architettonici, storici e ambientali che può portare solo ad un livello conservativo, secondo me, ed è quello che abbiamo fatto. Ci sono poi situazioni in cui invece, diciamo, le similitudini sono più col territorio urbanizzato, no? Cioè magari sei in un contesto di pianura, ci arriva la strada, dintorno non ci sono particolari valori ambientali e lì un recupero lo puoi fare anche ad una Scusa scala. un attimo, ti posso interrompere, ma lo possiamo legare veramente a chi effettivamente ha necessità della prima casa? Perché forse è quello il tema. Questo Un se ne può. recupero che Questo la necessità della prima casa li si fa fare anche con l'ampliamento, ci mancherebbe altro. è un. No, allora l'ampliamento crea un Lo so, problema troviamo la di forma se questi qui poverini. compatibilità. L'aspetto di legarlo alla prima casa ovviamente può essere una valutazione ulteriore. La seconda cosa che volevo dire, Riccardo, è questa. Il piano particolareggiato è uno strumento avanzato, non regressivo, ma avanzato. Cioè noi l'abbiamo previsto per il centro storico di Camaiore, ok? Proprio perché è uno strumento che ti consente di progettare bene, no? Pezzi di città. Mi sono domandato se sia uno strumento utile in altre situazioni. La risposta è, che ha dato Fabrizio in particolare, ma anche Roberto e la Manola, è uno strumento che può essere utilizzato laddove ci sono degli agglomerati urbani. Quindi io questa cosa, così come l'abbiamo prevista per il centro storico, la prevederei per i centri, diciamo, minori, nel senso che è un'opportunità. Poi un comune può farlo o non farlo il piano particolareggiato, no? Però è un'opportunità. Fabrizio ci diceva che a Lucca, per esempio, hanno introdotto, no, per alcuni quartieri della città questa possibilità. Non è uno stravolgimento, è uno strumento in più che diamo al piano. Sulle superfetazioni ce l'eravamo già detto in commissione, vi ricordate? Se andate a rivedere i verbali, sulle superfetazioni ce l'eravamo già detti, quindi lì si tratta solo di recepire un'indicazione della Commissione. Per quello, Alberto, che riguarda la questione igienico-sanitaria, lì, come l'Alessandra Mazzei ha avuto modo di dire in altre occasioni, se non sbaglio anche in commissione una volta, si cerca nel regolamento edilizio, d'accordo con l'ASL, di riuscire a introdurre elementi derogatori sugli edifici storici, ma la strada è quella lì, nel senso che te mi insegni, Alberto, che lì a volte sono problemi che non risolve nemmeno l'ampliamento,
perché se io ho un problema di altezze, l'ampliamento orizzontale questo problema non me lo risolve, no? Sempre. Quindi lì si tratta di capire con l'ASL, alcuni comuni l'hanno fatto, anche noi ci si sta lavorando, che margini ci sono, no? Per poter derogare in alcuni casi alle altezze. Dopodiché il regolamento edilizio, lo sapete, prevede alcune norme sui cordoli, su queste cose qui, che consentono un pochino di lavorare sulle altezze, ma dipende dalle situazioni di partenza, no? Quali sono. Io lì non vedo francamente altre possibilità, nel senso che l'altezza è un fenomeno che non riguarda l'ampliamento in senso orizzontale, ma riguarda appunto le caratteristiche in altezza dell'edificio. Quindi io, come posso dire, registro quel che è stato detto in commissione. E niente, ci prendiamo l'impegno di scrivere una proposta normativa su questi punti, e poi chiaramente prima della votazione su tutta la pratica, chiaramente la commissione questa parte la dovrà poter vedere e ridiscutere, perché chiaramente questa è la parte, no, che più che incidere sulle singole osservazioni, incide sulla valutazione globale che si dà al piano. Però ecco, a certe condizioni io mi sento di favorire il recupero, no? Purché queste condizioni siano ritenute compatibili con i valori che stanno alla base della classificazione. Tutto qua, non è che si tratta di stravolgere il piano, si tratta di... Vedrete che non stravolgeremo niente, aggiungeremo qualche riga compatibile con l'impianto del piano, insomma. Invece facciamo qualcosa che invece possa essere utile se non ci stava. Chi ha bisogno della prima casa, studiamo una norma A perché. te hai fatto una proposta ulteriore, hai detto abbassiamo a 28 metri quadrati, ma per chi ha bisogno della prima casa. È questo quello che ho Certo. capito. Questo è un ulteriore, come dire, elemento di valutazione di cui si potrà tener conto, si potrà discutere, nel senso che c'è un'esigenza in quel caso legata al diritto alla casa, lo abbiamo già fatto, fra l'altro, no? Di abbassare i metri quadrati per chi ha diritto alla prima casa, potrebbe essere anche quello un elemento di cui tener conto. Come dire, assumo su di me, no? La discussione che c'è stata, e insieme all'ufficio facciamo una proposta. Dopodiché, Riccardo, mi sembra, no, che Michele e Jacopo, in termini non uguali, ma vivano, no, un pezzo di territorio che più di altri, diciamo, subisce i fenomeni di abbandono, no? Per cui è normale che c'è una tensione fra il bisogno di recupero e l'esigenza di preservare certi valori, che in quelle aree del nostro comune si sente molto di più che altrove, no? E quindi loro in qualche modo interpretano una sensibilità non in modo identico, ma sono accomunati da questo, di questa natura. Alberto vive su di sé i problemi, diciamo, di chi opera professionalmente in questo settore. E spesso si trova nella difficoltà, no, di poter progettare anche un recupero fatto bene, perché magari ci sono delle limitazioni. Il problema, ovviamente, lì è quello che diceva Jacopo prima, che non tutti gli interventi di recupero poi sono sempre positivi, perché spesso purtroppo nella storia del nostro comune abbiamo avuto anche esempi negativi. Quindi non è facile, non è che bisogna, come dire, noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, non è che lo dico io, ce lo giudicano così anche i tecnici regionali, i tecnici che l'hanno visto questo piano. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, tra l'altro lo dico a Michela, non è vero che è restrittivo, eh? Cioè le possibilità di recupero aumentano, se si fa un bilancio complessivo aumentano le possibilità di recupero. Quindi, dopodiché siamo qui a cercare, no, fino all'ultimo secondo utile di perfezionarlo, questo è quello che si fa. Io lo difendo, l'impianto del piano, perché capisco, ma non credo che sia facile fare diversamente, perché poi alla fine ci sono alcuni edifici che non li devi toccare se vuoi preservare il valore, questa è la verità. E quindi quelli si chiamano uno e non li puoi toccare. Quando ci accorgeremo nel tempo che ci sono edifici che possono fare 30 metri quadrati di ampliamento senza problemi, allora va classificato due. È tutto qui. È Quindi quello che dicevo io. Se no, non ha senso che faccio la uno va licenza. e li classifica due, ma probabilmente qua e là ci sarà qualche edificio che è classificato male. Bisogna tornare in consiglio e Appunto, classificare io scusa, qualche edificio. Simone, se ti voglio dire questo, andrebbe inserita una norma, secondo me,
che ha un senso, nel senso di dire quello che ti dicevo prima, che attraverso un senso critico, diciamo così, che attraverso una documentazione ti faccia capire che quell'edificio non ha più quelle caratteristiche, eccetera, e quindi anche se ci sono stati degli errori, e quindi rivedere la classificazione. Però Riccardo, lì c'è un problema di legge, nel senso che se c'è un Vabbè, errore correggiamo un voto comunale. Se materialmente. invece va fatta una variante, va fatta una variante, cioè lì Sì, poi capito. possiamo fare tutto, c'è anche la legge. Comunque, Presidente, se siamo d'accordo, io assumo questo compito. Chiaramente, prima della votazione finale su tutta la pratica, dovrete avere una restituzione, no, precisa della proposta che abbiamo discusso stamani, va bene? Sì. Sì, ascolta. Comunque, Simone, ricordati che tra qualche anno questi edifici storici belli che avete classificato storici e che li vedrete tra 10-15 anni Ma tutti per infatti il terra. problema è Quello quello. poi se si campa ci ritroviamo qui e ce lo ridiciamo. E quello a me mi dispiace tanto, ti dico la verità. È giusto, ma vedi, Michele, è quello che dico io. Allora, se l'esigenza è questa, non ha senso classificarli uno e due, nel senso di dire abbiamo edifici da recuperare e dovevamo rivedere tutto il modo di classificare questi edifici, anche questi Scusate, più io non sono storici. d'accordo però su questo, no? Nel No, ho senso che io capito, ma sono... penso, è invece vero. io penso che ci sono edifici che vanno classificati uno perché Appunto. penso che ci siano situazioni in cui l'ampliamento non è compatibile col valore. Poi ci sono altre situazioni in cui è compatibile e allora lì si tratta, secondo me, intanto di usare la classificazione 2 perché ce l'abbiamo. E poi si tratta, come stiamo facendo, di favorire il più possibile il recupero in situazioni di urbanizzazione, perché gli voglio dire a Michela, comunque gli edifici che hanno una certa consistenza nel patrimonio 1 ci sono, e quindi comunque, insomma, con questa norma, anche senza ampliamento, tanti saranno recuperabili. Ecco, cioè, non, come posso dire, le norme poi hanno un effetto. Io sono sicuro che un bel pezzo di patrimonio sarà recuperabile con questa norma qui. Poi vediamo Vai, me i lo casi auguro. Ma che io devono infatti volevo capire avere una cosa. tempo, Volevo fare un intervento, Riccardo. Prima ho detto una cosa, no? Perché cioè, gli edifici storici possono mutare, no? Di destinazione, se hanno sia come prima casa che se hanno dimensioni come altre case. Esistono tanti di questi edifici piccoli che hanno l'esigenza di essere trasformati in prima ca in casa, ecco, volevo dire questo. No, Riccardo, ti spiego qual è un po' la ragione, forse, che sfugge perlomeno da come l'hai formulato il ragionamento. È chiaro che si tratta di edifici, quelli soprattutto più piccoli, che hanno intanto minori possibilità in generale, perché sono piccini, no? Nascono come piccini. In più hanno perso una funzione rurale e quindi se la riacquistano, la possono riacquistare mantenendo anche quelle dimensioni se li favorisci il passaggio a una funzione residenziale, non certo ovunque, non certo ovunque, quindi con degli elementi di garanzia forti. Detto questo però, io invito tutti quanti, perché poi i limiti, come dire, di questo prodotto li vivremo anche se ci saranno, auguriamoci il meno possibile quando il piano sarà approvato. Invito tutti però a fare un ragionamento che è quello che, di cui siamo occupati in questi mesi, cioè in questi mesi ci siamo occupati di previsioni urbanistiche che devono incidere nel migliorare la qualità della vita delle persone, sulle funzioni pubbliche, sulla possibilità di sviluppo per le imprese, insomma. Qui, questo è un piano che complessivamente dovremmo votare. Io, rispetto a quello che diceva l'assessore, suggerisco una cosa, ma è un impegno che non mi posso prendere direttamente, ma ripeto, magari se lo può prendere in termini di impegno no, ma di attenzione sì, l'ufficio, la possibilità che nel tempo ci sia una considerazione secondo la quale questi edifici, e in particolare in ragione di dove si trovano, della loro ubicazione, del loro collegamento con le opere di urbanizzazione, possano avere, mantenendo la classificazione, un livello di trasformazione differente. Perché è chiaro che in certe condizioni può valere quello che dice l'assessore, cioè un intervento lo snatura completamente, in certe condizioni, un edificio 1. Però bisognerà valutare, magari non in questo momento, se sarà il caso di perderlo un edificio oppure se sarà il caso di fare un intervento che almeno in parte lo conserva.
a questo punto del procedimento con l'impianto che abbiamo dato al piano e in ragione anche del fatto che forse ci sono interessi maggiori, anzi sicuramente ci sono interessi maggiori rispetto a quello che stiamo discutendo complessivamente, è evidente che non ci si può sentire di spingere oltre, tenuto conto che già abbiamo fatto abbastanza. E poi scusa, Jacopo, c'è un altro aspetto, lo sai che su questo io diciamo un'opinione. La cosa che dici te non è sempre automatica, no? Perché noi abbiamo visto edifici in pianura sufficientemente grandi per essere utilizzati, che hanno una loro, che hanno un valore, che hanno un loro valore architettonico legato alla simmetria dell'edificio, legato al rapporto, diciamo, no, fra compositivo, diciamo all'equilibrio compositivo, che secondo me non devono ampliare. Va bene? Perché se io ho già un edificio grande, Ma certo, abitabile, utilizzabile, che ha un questo è valore, lo uso, no? Quindi è per dire che non è solo un problema di localizzazione, perché piccolo, se no lo potevamo fare, no? Dicevamo in collina in un modo e in pianura in un altro, no? Perché anche in pianura ci sono situazioni e situazioni. Quindi è complicato. Per quello io a un certo punto ho detto i piani particolareggiati, no? Perché si arriva a un livello di diversificazione tale che ti ci vorrebbe una progettazione di dettaglio per dire dove posso intervenire e come. Tant'è che è utile, secondo me, inserire, no, questo strumento del piano particolareggiato nei centri, appunto, no? Nei nuclei rurali di una certa consistenza dove può essere utilizzato. E tant'è che lo fa anche Lucca, no? Non a caso, proprio per il motivo che stiamo dicendo ora, che ci sono dei contesti in cui devi arrivare a dirlo edificio per edificio, edificio per edificio, perché c'è un edificio che magari un ampliamento te lo regge e un edificio che non te lo regge, sotto il profilo, dico, dei valori e delle esigenze. Quindi è tutto migliorabile e io non sono fra quelli che... I progressisti sono inquieti per natura. Ho avuto modo di dirlo in un'altra situazione. I progressisti sono inquieti per natura. Quindi non mi troverete mai Anche i soddisfatto. conservatori sono inquieti. No, parlo di quelli che conosco. Cioè, bisogna Altre sempre andare avanti. preoccupazioni. Quindi io non ho, come dire, nessun problema a dire che questo piano sarà migliorabile in futuro. Ci mancherebbe altro, se non è finita la storia. Mi spiego. Tutto deve essere migliorabile costantemente in futuro e questo sicuramente è un tema sul quale chi amministrerà dovrà tornare perché i fenomeni di cui si parla ci sono, non è che... Forse i mezzi conservatori, forse ho sbagliato il termine, i mezzi. Oh, ragazzi, io devo uscire, come si fa? Allora, però diamoci una disciplina, nel senso che a questo punto siamo in grado, sulle singole osservazioni, sulla base degli appunti avete preso di votare. Io nel frattempo. Io volevo fare qualche punto sull'impianto del Io scusate, scusa Riccardo se interrompo. Io devo fare un controllo a questo punto, perché può darsi che non abbiamo accolto alcune osservazioni che chiedevano la riduzione della superficie per l'unità immobiliare abitativa degli uno. E non abbiamo accolto. Io questa verifica la devo fare. Va bene, ma Manola, ok, questa verifica facciamola, No, perché se però si comincia a dico. votare per ordine, per numero, e magari è la... No, scusate Manola, ma no, tanto non si fa mica ora, no? Oh, allora, rifissiamo una nuova commissione nella quale cominciamo a fare le votazioni sulle singole osservazioni. Naturalmente vale quello che dice Manola, cioè se qualcuno ha chiesto negli 1 un abbassamento della dimensione della destinazione d'uso, chiaramente no, se si cambia la norma bisognerà rispondergli diversamente. Io direi di far così, Manola, se siamo d'accordo. Alla prossima commissione scorriamo le osservazioni, va bene? E via via i commissari sulla base dei loro appunti, no, esprimono il voto. La prima osservazione che si trova, va bene, su questo tema degli 1, ci si ferma, si illustra la proposta alla commissione, in modo, no, che si chiude il cerchio e la commissione poi si esprime di conseguenza. Poi di lì in poi, ovviamente, si procede e via via che arrivano osservazioni uguali, si adeguerà. Quindi
Dico Manola, in qualche giorno questa è una verifica che si può fare, no? Giusto? Sì. Va bene? Possiamo procedere così? Sì, io tra l'altro ti dico che ho un registro delle osservazioni in cui sono distinti ovviamente anche i nominativi di chi le ha presentate, perché questo per i commissari è un elemento significativo. Ci sono delle situazioni in cui è necessario, insomma, sapere chi ha presentato l'osservazione per capire se si può votare o meno, se ognuno lo può votare. C'è la tipologia dell'osservazione, quindi si riguarda anche più aspetti. E dirò anche il parere istruttorio e se su quello, in sede di discussione, ci sono state per un punto, per la complessità dell'osservazione, delle articolazioni di parere da parte dei commissari. Dopodiché la metta ai voti. E questo registro ce l'hai te, non lo possiamo avere tutti sotto mano. Sì, si può fare le copie. No, Sì. per dire, per seguire anche noi. Sì. Però non importa fare il cartaceo, ve lo mandiamo per Sì, file. Cioè, quello non si può c'è. fare le cose. A Sì. me serve il cartaceo. Va bene. A me basta per email, a me mi basta. Va bene, Sono c'è io, qualcuno? Riccardo, quella che non è organizzata. Va Sono la benissimo. fontanara della situazione. Bisogna che C'è l'ufficio mi qualcun altro? sopporti e mi supporti. No, no, io volevo dire io volevo dire alcune, cioè, non ho ben capito una norma io, no? Che la volevo chiedere. Vuoi un chiarimento su una norma? Sì, sulla sopraelevazione, dice una persona che sopraeleva una casa, no? Cioè, tutti possono sopraelevarla la casa, cioè il piano superiore lo possono fare tutti e chiedere 35 metri di ampliamento. Puoi sopraelevare se hai un piano. Sì, dico, se è una, scusa, ho dimenticato, cioè se la casa è un piano, uno può sopraelevare e fare anche l'ampliamento dei No, 35 metri? o uno o l'altro. Ecco, perché, e questo perché? Non è che si potrebbe l'uno e l'altro se c'ha gli spazi all'interno, o è una cosa che sbaglio io, qualcosa? Diventa sproporzionato l'ampliamento rispetto all'edificio di partenza, Riccardo. Ecco, quindi se uno c'ha una villetta singola può sopraelevare ma non può ampliare. Se Può c'è sopraelevare? Oh, e se ci avesse... una. Allora scusa, dico una cosa. Lui sopraeleva. Poi se avesse dei garage, eccetera, eccetera, li può accorpare alla casa? Allora, sui garage mi pare che abbiamo previsto la possibilità di riutilizzare quella superficie come superficie abitabile utile, mi pare l'abbiamo scritto in questi termini, salvo la necessità di assicurare gli standard da parcheggio previsti dalla legge e senza ovviamente la possibilità di richiedere il garage una seconda volta. Mi pare Sì, abbiamo scritto. insomma, questa è la, dicevo, se uno per dire facesse un Sì, abbiamo, mi rialzamento. pare, previsto anche la possibilità della demolizione dell'accorpamento. Sì, mi ricordo che Poi ce n'è. magari all'interno la metti dove gli pare la macchina, non rifà il Esatto, garage. però sì, no, l'abbiamo prevista. Abbiamo detto, te c'hai il garage, vabbè, se è già attaccato e ha le condizioni di abitabilità e agibilità, lo puoi usare. Se no, demolisci, accorpi, però devi assicurare che comunque gli standard ce l'abbia. Cioè, che, insomma, il posto auto ci deve essere dentro la risiede. Qua l'abbiamo scritto così e non mi puoi chiedere il garage una seconda volta. Mi Ok, sembra, allora di ricordare, mi sembra di ricordare che abbiamo scritto così. va bene, quindi c'è questa. Allora, Vabbè, poi. c'è qualcos'altro, Riccardo? No, no, ora non mi viene in mente altro. Guardavo sabato e domenica da me. Sono enormi le cose da vedere, quindi. Eh beh, abbiamo fatto un lavorone. Sì. Allora, va programmata la commissione. Dunque, mercoledì pomeriggio, per esempio? Di mattina non mi torna però. Ora, in questa settimana non mi Pomeriggio. riesce di mattina. Quando, scusa? Mercoledì 26.